Berlusconi, centrali, assolute, macchia e insieme orgoglio. Per esempio Berlusconi, della, del mio presente, della persona che amo, posso essere soltanto orgoglioso. Perdizione e salvezza. La forza della verità che nessun PM politicizzato può togliere. È la rossa di procura, schiavo dei bandetti tuoi. La mobilitazione bipartisan di, se non ora, quando sembrava avere allontanato senza appello i due mondi. Ma Adesso non si può più tacere. Lui, il maschio, e loro. Qui ci sono donne vere della vita quotidiana. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. <ride> Dopo quei giorni, però, donne e sempre donne sul cammino di Silvio. Volevo sentire leggere quella sentenza da donne che hanno usato altre donne per condannare a morte Silvio Berlusconi. Le donne che lo condannano. E le donne che contano sempre di più nel suo partito. Dobbiamo tornare in piazza a combattere perché io oggi mi sento in guerra. Non solo amazzoni, semplici guerriere, ma erinni, figure di primo piano. Difendono, vendicano il capo e intanto crescono, guadagnando potere. Si tratta di un passaggio procedurale intermedio, nulla di giudicato né di pregiudicato per la difesa del Presidente del Consiglio. Il PD oggi è un partito tutto al maschile, in ogni figura chiave, in ogni corrente. Mentre il macista PDL si appresta a morire per rinascere femmina, una nuova forza, Italia. Daniela Santacchè appare in questa fase come la reggente e per la successione. All'orizzonte, nonostante le smentite, il nome più solido è ancora quello di Marina, una donna. Il suo splendido avenir. pezzo d'autore. E citazione d'autore, questo Verdi del ballo in maschera. te perduto ov'è la patria col suo splendido avvenire? Ce lo chiediamo in questa puntata interrogandoci sul futuro del PD e del PDL partiti in cui il terremoto della leadership continua e ha continuato anche questa settimana a emettere vibrazioni, ce lo chiediamo allo splendido avvenire della patria in questo giorno contraddittorio, il gran risultato ottenuto indubbiamente dal nostro governo e da letta in sede europea, quell'1.5 miliardi strappati, ma anche le paure che continuano a correre da parte degli analisti finanziari e anche dai risparmiatori sullo stato del nostro paese e poi c'è l'effetto delle sentenze e c'è sempre Milano sia nella lirica sia nella cronaca giudiziaria come avete visto e infatti noi apriamo questa puntata prima di entrare nel racconto della crisi ancora una volta con un grande collegamento da un'industria in crisi nella provincia di Torino con deputati parlamentari incominciamo questa puntata dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia, con cui parleremo non solo della crisi, non solo della possibilità di trovare soldi magari rivedendo quella spesa degli F35, ma soprattutto di questa essenza, la capitale morale che deve essere in fondo anche il senso e il simbolo di una patria da trovare. Milano è ancora la città dell'economia nel giorno in cui il Corriere potrebbe passare in mano e in cui la Fiat scala il più importante quotidiano nazionale. Pratico. Pochi secondi, tutte queste domande in questa puntata. Allora, buonasera, sindaco. Buonasera, un piacere averla di nuovo fra buonasera noi. Buonasera a tutti. Ma buonasera sapendo tutti. che lei veniva qui, è successo l'ira di Dio. Intanto, Milano o Teran, come ha detto Ferrara, si è arrabbiato? No, assolutamente. Ognuno ha le sue opinioni. Io rispetto quelle degli altri. Quando non si insulta. Ma si cerca di prendere in giro, alla fine si, si, si riesce a creare l'effetto contrario. Milano è una città capace di dare sviluppo ancora in Italia, economico, sociale e di unire diritti civili e diritti sociali. E direi che oggi non tutte le città riescono a fare questo e tantomeno riesce purtroppo il governo. Allora, le faccio vedere, lei l'ha già visto, ma il titolo dell'unità oggi non lasciava spazio al dubbio, la scalata Fiat al Corriere. È ancora importante, diciamo così, eh, la milanesità del Corriere della Sera? Questo cambio di comando è un cambio che la interessa, la preoccupa, la vince, la incuriosisce? Ma io non credo che cambi molto. Il problema è di capire se la Fiat intende... Fare del Corriere della Sera il suo organo di stampa e la stampa diciamo, è collegata, o se invece si riesce anche con la forza dei giornalisti, dei lavoratori del Corriere della Sera, di cosa circonda a livello di territorio il Corriere della Sera. A far sì che mantenga quell'autonomia di giudizio che quasi sempre è riuscita a mantenere, anche in momenti molto più difficili. Quanto è colpita Milano dalla crisi? Milano è colpita dalla crisi come tutto il territorio. I dati anche recenti che mi danno da Solombarda, ai sindacati, alla Camera di Commercio, mi dicono che rispetto ad altre città Milano. E direi più che Milano, la città metropolitana milanese resiste chiaramente con tante difficoltà. Basti pensare al bilancio del comune di Milano che oggi. In una situazione di estrema difficoltà, richiamava prima Lei gli F35, basterebbe non, vendere due F, non comprare due F35 e utilizzare i soldi per dare la possibilità ai comuni di investire, quindi dare posti di lavoro e Milano, ad esempio, sarebbe a posto col bilancio. Queste sono scelte fondamentali che bisogna avere il coraggio di fare e che un governo serio deve avere il coraggio di fare anche. Eh, sapendo che può trovare dei contrasti interni ed esterni, c'è stato un voto questa settimana in Parlamento in cui sostanzialmente si è rinviata questa scelta sugli F-35. Io la penso come lei, però, le opinioni di coloro che sostenevano che bisognava continuare nell'investimento erano sostanzialmente non si può ogni volta mettere in discussione scelte strategiche così importanti. C'è un rapporto di alleanza con l'America, quindi questa non è solo una commessa militare, ma è un simbolo imprescindibile del rapporto atlantico. Lei che cosa obietta a questa eh, critica? No, due elementi. Uno che è ancora una volta un rinvio e questo, questa è la debolezza di questo governo. Io capisco benissimo il Presidente eletto che sta cercando con piccoli passi di dare dei segnali di cambiamento rispetto al passato o quantomeno di dare dei segnali di attenzione al mondo del lavoro, alla crisi imperante che rende sempre eh, più numerose le persone che non è che non arrivano all'ultima settimana, non arrivano alla seconda settimana del mese. E, e questo è successo per la scelta sull'IVA, per la scelta sul primo a casa. Per piccoli passi si può fare anche... Eh, si può avere la capacità poi di rinviare per un certo periodo le scelte, ma a un certo punto i nodi vengono al petine. Per quanto riguarda gli F35 o altri grandi scelte, penso al ponte di Messina, il mondo è cambiato, la situazione è cambiata da quando si erano prese certe decisioni. E allora al di là della demagogia o al di là del principio di molti, anche mio, che in questo momento investire... Sulle armi, seppur secondo alcune necessarie, è sbagliato. Ma il problema è che quando sono state fatte quelle scelte, la situazione economica, la situazione del nostro paese era differente. Totalmente Oggi non si può privilegiare il mantenere un impegno, che peraltro non era ancora un impegno contrattuale completo, altrimenti non saremmo qua a discutere, di fronte a una situazione invece, sapendo perfettamente che. Quelle somme, quelle Ponte di Messina, ma tante altre scelte, potrebbero risollevare le sorti del nostro paese, non di Milano solo, ma dell'intero paese. Senta, eh, nella copertina ha visto che abbiamo giocato su, una, su un paradosso: eh, cioè il rinnovamento che Berlusconi annuncia, un rinnovamento tutto fatto di donne, tutto femminile, mentre invece la battaglia per la successione e per la leadership nel PD, parleremo di entrambe le cose fra poco è tutta al maschile, non è in qualche modo come dire, una cosa strana rispetto al fatto che la sinistra ha sempre detto noi le donne, il protagonismo, le quote rosa e tutto e poi alla fine però quel processo di rinnovamento che avviene sì in maniera diversa è tutto segnato al femminile e quest'altro è tutto virato al maschile, non la colpisce che la leadership della sinistra sia maschile. Sì, mi ha, mi ha molto colpito anche perché eh, devo dire a metà una riflessione che, che non ho mai fatto e credo che molti non abbiano mai fatto. Eh, noi abbiamo a livello locale e territoriale una scelta di tutte le coalizioni di centro-sinistra che governano ormai le maggior parti, il maggior numero delle grandi metropoli italiane ma anche dei grandi comuni italiani con giunte che hanno una parità di genere, se non addirittura in alcuni casi una maggioranza di, di donne che governano. Dall'altro abbiamo dei parlamentari che nel centro-sinistra sono a livello di eh, genere aumentati numericamente Mortissimo. moltissimo. Tra l'altro è vero, c'è questa cosa a cui forse non, non, su cui forse non abbiamo riflettuto molto, eh, e cioè che eh, chi oggi dirige, chi oggi ha un ruolo... Sono soprattutto uomini, uomini ragazzi anche nuovi, ragazzi sì. per dire, ma in ogni caso una nuova generazione, questo è positivo. Però posso dire una cosa che, eh, perché mi, mi aggancio anche alla rinascita di Forza Italia. Nel PD si sta facendo una scelta, forse sì, io spero che sia già stata fatta, tra l'usato sicuro, il rottamare o cercare di... Creare una nuova classe dirigente e il tema della parità di genere è fondamentale. Dall'altra parte, si ritorna a un usato, usurato, e quindi, dall'altra parte, non c'è neanche speranza di un cambiamento vero. Bene, è un giudizio ovviamente fatto, pronunciato da un avversario politico, e a questo punto, però, mi voglio veramente concedere molto con lei. So che ha un profilo istituzionale, ma la sua esperienza forense. È... Non le può impedire di pronunciarsi sul processo di Milano. Che, che impressione ha avuto di quella sentenza, Guarda, io ho sempre creduto che è giusto criticare le sentenze, poi bisogna rispettarle, perché le sentenze evidentemente a un certo punto devono essere eseguite quando diventano esecutive, ma uh, credo che il collegio giudicante o un collegio giudicante che è sempre stato e si è sempre dimostrata autonomo, attento all'accusa e alla difesa, ma autonomo nel giudizio. Eh, questo l'ho sperimentato anche personalmente eh, in alcuni processi, alcuni di quei giudici avevano ad esempio assolto Silvio Berlusconi in alcuni processi, quindi sicuramente non c'è un pregiudizio. Non conosco gli atti processuali, quindi mi esimo dal dare un giudizio. È un primo grado e questo... È significativo rispetto che gli effetti si vedranno poi in grado d'appello, poi con la Cassazione, però non mi si può dire che c'è un accanimento nei confronti di Silvio Berlusconi, innanzitutto perché vi do sfatare un fatto e cioè che Silvio Berlusconi aveva avuto delle indagini anche prima e dei processi anche prima che entrasse in politica, che salisse o scendesse in politica. Adesso c'è questo modo differente di dire di ingresso nella partecipazione nel protagonismo della politica e delle istituzioni. Dall'altro ci sono tre gradi di giudizio, eh, aspettiamo l'esito finale. Certo è che quello è il giudizio penale, poi c'è il giudizio politico, etico e morale su cui ognuno fa le proprie valutazioni e io credo che chi ha un ruolo politico non debba essere sconfitto dalla magistratura, ma deve essere sconfitto dai cittadini o deve essere, eh, se i cittadini credono che la sua figura sia esemplare come dovrebbe essere quella di chi ha un ruolo istituzionale, devono essere capaci di. Eh, di sconfiggerlo politicamente. Distinguiamo le sezioni, i ruoli e soprattutto i settori. Eh, C'è un giudizio di primo grado. Il problema è che però per Silvio Berlusconi si avvicina anche un giudizio di terzo grado, e cioè una sentenza che può diventare definitiva. Quello sarà il momento in cui si dovrà discutere e lì ci saranno delle scelte ben precise del Parlamento che dovrà decidere se. Eh, eh, procedere eventualmente se ci saranno i presupposti sull'ordine uh, di carcerazione ordine di arresto in domiciliare che ci potrebbe essere per Silvio Berlusconi e io credo che questo Parlamento deciderà autonomamente e, e, e non eh, eh, evi ed evitando di non rispettare quello che è un principio base della nostra democrazia, cioè la divisione dei poteri dello Stato lei è stato per tante legislature in Parlamento e in parlamenti che si sono pronunciati su un tema che oggi viene riproposto, cioè la cosiddetta ineleggibilità di Berlusconi. Eh, che cosa pensa di questo dibattito? Lei, se fosse domani nella giunta eh, per le elezioni, voterebbe per, a favore o contro l'eleggibilità di Silvio Berlusconi? Guardi, quella legge è una legge purtroppo poco chiara, e se uno deve fare una valutazione letterale della legge. A quel punto la decisione non potrebbe che essere quella che è già stata fatta ormai in molte occasioni da parlamenti di maggioranza di centro-sinistra e di centro-destra. Il problema si porrà quando e se ci sarà una sentenza definitiva per Silvio Berlusconi. Allora lì sì che si dovrà dimostrare l'autonomia del Parlamento e il rispetto delle decisioni della magistratura. Eh, però è previsto un voto del Parlamento anche in questo caso cioè lo spieghiamo ai nostri spettatori lei ha appena detto sull'eligibilità di Berlusconi ormai c'è un dato della storia e quindi sarebbe insensato stravolgerlo invece sul tema di un'eventuale ratifica dell'interdizione dei pubblici uffici il Parlamento si deve esprimere che cosa vuol dire questo dal punto di vista procedurale che deve ratificare necessariamente o che può cambiare, eh, stravolgere questa decisione? Allora, devo dire la verità che adesso mi sto occupando di Milano e un po' meno di giustizia, però per quelli che sono dei miei ricordi, e i miei approfondimenti fatti in altre occasioni, io ho fatto dei voti anche in cui si chiedeva l'arresto di un deputato, in alcuni casi ho votato a favore, in altri casi ho votato contro perché volevo verificare, verificavo nei fatti quando c'era il rischio che quello potesse essere una eh, valutazione di un magistrato che non corrispondeva al rispetto delle regole. Mi ricordo, e poi la Cassazione mi ha dato ragione, in un caso in cui era stata richiesta un'ordinanza di custodia cautelare per un indagato, quindi neppure imputato, quindi non sentenza definitiva, in cui era evidente che la competenza non era giusta. Quindi chi aveva fatto quella richiesta... Non era il PM competente e poi il giudice competente. Poi la Cassazione infatti mi ha dato ragione, e ha spostato il processo e poi il processo è andato avanti. Di fronte a una sentenza eh, definitiva, esatto. io, per quanto mi ricordi, il Parlamento oh, può decidere se concedere o meno l'autorizzazione all'arresto, quindi alla carcerazione piuttosto che agli arresti domiciliari. Invece il fatto di non avere più il diritto di esercitare eh, pubblici, di essere pubblico ufficiale, di avere ruoli pubblici, quella è una decisione che eh, non deve prendere il Parlamento, è qualcosa di automatico. Quindi, se ci fosse una sentenza definitiva con l'interdizione dei pubblici uffici, secondo me, secondo la mia valutazione, poi ci sarà un conflitto di competenza tra Parlamento e Corte Costituzionale, ma non ci deve essere una decisione del Parlamento. La decisione del Parlamento è solo relativa all'eventuale ordine di cancellazione. restrittivo. volevo chiederle una valutazione su ovviamente l'ultima manovra annunciata al governo, il decreto, eh, che cosa pensa che accadrà dei comuni? In passato avete protestato moltissimo, adesso sembra che l'Anci sia in qualche modo più soddisfatta. E anche la sua opinione sui tagli, sui conti, sulle restrizioni a cui siete sottoposti? Ma la mia opinione è questa, che sicuramente sono state prese delle piccole misure, sono state approvate delle norme, che possono far fare alcuni piccoli passi in avanti rispetto alla situazione generale nazionale ma soprattutto dei comuni eh, piccoli e grandi. Però non è stata fatta ancora una volta la scelta fondamentale: cioè se aumenta o non si aumenta l'IVA. L'IMU, prima casa, se rimarrà, avrà dei proventi che saranno destinati, come dovrebbe dire la norma stessa, imposta municipale imu ai comuni. O cerca, eh, scusate, uso questo termine, ma credo che sia se ci parli il governo. Questa, questa decisione deve essere presa in tempi brevissimi. Il governo ha posto questo termine del 31 agosto. Certo è che con piccoli passi, senza fare queste scelte fondamentali, non si va avanti e alla fine si. Eh, si rischia veramente la sollevazione popolare perché la gente non Addirittura, ce ha la lettura. Sollevazione popolare. Guardi, guardi, io credo di essere molto attenti ai diritti dei lavoratori, ai posti di lavoro, alla situazione. Giro molto la città, vado, vado veramente dappertutto e vedo che c'è una sofferenza. Questa sofferenza al momento è ancora eh, non esplosiva, però... Uh, le manifestazioni, i, i cortei che per adesso sono ancora cortei eh, senza eh, fibrillazioni che possono portare a, alla sollevazione, cioè una, a una ribellione contro certe scelte, eh, possono veramente sfociare quando uno non ha più da mangiare, quando uno non ha più un tetto, quando uno non riesce più a, a sfavare i propri figli rischia veramente se non ha delle risposte precise, soprattutto se non ha delle speranze rispetto alla creazione di nuovi posti di lavoro, finisce poi per implodere o temo anche esplodere. È per questo che dirò sempre al governo, anche in questa occasione mi permetta, che il lavoro e la nuova occupazione riparte dagli enti locali. Se si danno i fondi che devono essere dati agli enti locali... Questi possono in tempi estremamente brevi eh, dare nuovo lavoro, facendo manutenzione alle scuole, agli ospedali, eh, con le start-up, con incentivi sul credito, eh, pagando come ad esempio fa Milano, correttamente nei tempi giusti i propri debiti. Ecco, questo deve essere il punto di riferimento del governo, devono smettere di mediare perché sono su posizioni diverse e dire lasciamo ai comuni la possibilità di far ripartire l'economia. Eh, non l'ho interrotta, vista... però volevo chiederle proprio per sincerarmi, lei ha detto una frase molto forte, cioè dice se non ci fosse la riforma dell'Imu e se questo, questa sospensione poi dovesse eh, eh, rivelarsi vana e riportare a una tassa riproposta esattamente com'è, lei dice che potrebbe eh, verificarsi questa situazione insurrezionale? No, insurrezionale, le proteste sociali a un certo sì, punto Sì, Però dico se non c'è la riforma. Sì, sì. ma non c'è dubbio, ma perché se, se la riforma è quella solo di cambiare il nome all'IMU perché a questo punto non è più imposta municipale, ma si mantiene lo stesso prelievo da parte di, sui cittadini, è evidente che chi non ce la fa più o non paga e non ci sono alternative, come già sta avvenendo o su certe imposte, su certe tasse o a un certo punto, nel momento in cui non ha nessun'altra possibilità, cercherà di vedere chi è che deve affrontare anche con manifestazione. Purtroppo quando c'è tensione, alcune manifestazioni poi finiscono in una situazione di criticità anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Non voglio fare allarmismi facciamo ancora in tempo, ma il Governo deve fare le scelte. Agosto è il termine ultimo. Siccome Letta ha riproposto e ha detto e ha assicurato che questa riforma ci sarà, qual è il motivo per cui lei dubita che il Governo possa mantenere questo impegno? Non dubito su, su Letta, dubito sulla base del fatto che finora sono state rinviate scelte fondamentali anche collegate a quella, a quella scelta relativa all'IMU o piuttosto che all'IVA. Eh, si può rinviare per un certo periodo, era giusto rinviare la scelta fondamentale aspettando le decisioni dell'Unione Europea che mi sembra che siano in parte positive, ma a un certo punto eh, è del tutto evidente che la scelta bisogna farla e questa eh, situazione per cui pare che sia dovuto intervenire, intervenire Berlusconi per evitare che i parlamentari del PDL attacchino, come hanno fatto in questi giorni continuamente, i ministri del PDL è la dimostrazione che è una situazione che, 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 che non può andare avanti oltre. Però Valetta può farcela perché ha la capacità di mediare ma a un certo punto ha la capacità di decidere. Però bisogna vedere poi cosa succederà di questo governo, perché deve avere anche una maggioranza ampia per poter governare. Oggi commentiamo ovviamente per quel che riguarda il campo e la sinistra un'intervista eh, di Matteo Renzi alla Stampa Internazionale, a un giornale tedesco molto apparentemente con toni molto buonari, ma in realtà anche molto aggressiva nei confronti di Letta. E poi un'intervista che contiene un'autocandidatura molto forte. Lascio il Comune di Firenze solo per ottenere ovviamente la possibilità di governare l'Italia. In questa contesa che si sta profilando, cioè un conflitto fra un candidato in pectore e un leader di governo, lei non rivede qualcosa del conflitto eh, pro di Veltroni del 2008? Sì, c'è una similitudine però in una situazione completamente diversa. Allora c'era un governo di centrosinistra che andava avanti con difficoltà ma andava avanti. Adesso c'è una situazione anomala una strana maggioranza come detto da molti. Io sono dell'idea che eh, Renzi deve prendere una decisione, cioè mentre eh, la eh, sfida per la segreteria del partito è una sfida parziale che riguarda chiaramente il partito più importante del centro-sinistra, ma non è complessiva perché quando si andrà al confronto elettorale... Ci sarà ancora, almeno io auspico, un confronto, uno scontro tra centrosinistra e centrodestra. Ed è del tutto evidente che non si può porre il problema che non è detto che il segretario del PD sia il, sia il candidato della coalizione. Allora io credo che Renzi abbia la capacità, la possibilità. Eh, se non arriva troppo tardi, nel senso che di fare il candidato dell'intera coalizione, eh, però eh, questo non può far sì che il candidato dell'intera coalizione sia automaticamente il segretario del PD. Ci vorranno primarie, primarie aperte, primarie come quelle che ci sono state e che hanno. Visto una grande partecipazione eh, che poi purtroppo non ha ottenuto i risultati eh, alle ultime elezioni, ma che non ha avuto come presupposto che ci fossero candidati seri e non l'unico candidato eh, di, un, di primarie già precostituite nel, poi nell'esito finale. L'ultima volta eh. lei ha, ha, non ha votato Renzi, ovviamente dichiarò pubblicamente il suo sostegno a Vendola, questa volta potrebbe votarlo? Sì, se, se Renzi ha superato come mi sembra abbia superato quel concetto della rotamazione, eh, cercando invece di arrivare a una sintesi dell'utilità della, della, della ricchezza anche di persone che hanno esperienza, però come lui ha sempre detto. È necessario creare una nuova classe dirigente. Ci sono degli assessori giovanissimi nei comuni, ci sono dei parlamentari giovanissimi, ma non perché l'età è fondamentale, ma l'età dà anche la possibilità di una visione nuova in un mondo, come dicevo prima, cambiato. Allora Renzi può essere veramente il candidato dell'intero centrosinistra, ma non necessariamente deve essere come segretario del PD, ma come lui peraltro ha sempre detto, con delle primarie aperte, vere, e qui si sfidano delle persone che sono capaci di, ecco l'altro uh, punto fondamentale, di non rivolgersi solo all'elettorato dei centrosinistra, ma rivolgersi anche ai tanti indecisi, e oggi gli indecisi o non votanti sono tantissimi purtroppo. E glielo chiedo in un termine un po' diciamo, politichese, non era troppo di destra un tempo per lei Renzi? Cos'è cambiato adesso nel modo in cui vede il sindaco di Firenze? No, io non ho mai pensato che fosse troppo di destra. Io ho pensato una cosa diversa. Ad esempio, penso che sulla giustizia lui abbia una visione quale, per quanto ci siamo confrontati, quale quella che ho io, e cioè che. Eh, che il diritto di difesa deve essere che non ci deve essere un pregiudizio ma ci deve essere un giudizio di un soggetto di sopravvivenza su altri temi eh, mi vedo in sintonia su altri temi c'è anche una differenza forte ma quello è, 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 è il bello di una coalizione unita e unitaria quello che io non, non ho apprezzato di Renzi è il fatto di vedere eh, nell'esperienza di tanti solo un elemento negativo eh, e soprattutto quello di porsi in, più in contrapposizione con chi aveva uh, un'esperienza un diversa che invece in antagonismo per poi cercare di riunire le forze. Ma ho visto che Renzi, che posso permetterlo perché è molto più giovane di me, ha fatto molti passi avanti su questo, l'ha anche ammesso lui stesso, dalla retomazione al, al, alla visione di un futuro che possa unire forze diverse ma che hanno gli stessi obiettivi. Detto questo, poi mh, bisognerà vedere chi sono i suoi contradditture nelle future e io credo certe primarie del centro la settimana scorsa abbiamo raccontato in diretta la, la manifestazione di Palermo, il Gay Pride. Lei eh, partecipa attivamente, anche fisicamente, a questo tipo di manifestazioni? Eh, perché è ancora possibile parlare di diritti, malgrado la crisi? Ha in qualche modo allontanato dall'agenda della politica l'emergenza del riconoscimento delle coppie di fatto? e di tutti i temi che sono legati alla cittadinanza e proprio all'identità? All sì, e questo è stato uno dei grandi errori eh, talvolta anche del centro-sinistra, ma in ogni caso de, de, della più grande difficoltà di far fare passi avanti al Paese di una coalizione che su questi temi ha posizioni completamente diverse. Io ho sempre detto che... Eh, Bisogna mettere sullo stesso piano di forza di evoluzione di una società e quindi di un territorio, di un paese, i diritti sociali e i diritti civili. Non c'è preeminenza tra diritti sociali e diritti civili, devono andare avanti parallelamente, con una differenza che per garantire i diritti sociali ci vuole anche la forza economica che oggi purtroppo non abbiamo e quindi ci sono più difficoltà. I diritti civili, il riconoscimento dei diritti civili non costa niente dal punto di vista economico, ci vuole solo una volontà di garantire i principi fondamentali della nostra Costituzione. Allora non vedo una contrapposizione. Chi li mette in contrapposizione, secondo me, e chiaramente rispetto alle idee diverse, sbaglia, eh, con una differenza che è quella che dicevo i diritti civili non costano, ma aggiungono qualche cosa. Garantire i diritti sociali, che è un dovere, oggi purtroppo, il diritto al lavoro, oggi purtroppo non è facile, bisogna chiaramente impegnarsi con tutte le proprie forze in quella direzione, ma parallelamente si può anche lavorare nell'altra direzione che altrettanto è fondamentale per una società che deve avere credibilità internazionale. Le è costato essere accusato di liberticidio per l'ordinanza famosa sul cono gelato? Poi lei su Twitter tempestivamente ha detto no, fermi, nessun divieto, ma eh, le è costato in quei giorni che essere scambiato per un sindaco sceriffo? Umanamente sì, molto, mi è dispiaciuto moltissimo. Ho corretto nel giro di cinque minuti quell'ordinanza che, era errata nel senso che era scritta male. Eh, a Milano i gelati, eh, così come altre cose legittime possono essere fatte di giorno e di notte. Io ho detto, ho detto una cosa: che si, spero simpatica che fosse posto fino alle polemiche. Eh, chi ama ama di giorno e di notte. Io amo i gelati, quindi. Ognuno può gustarsi a Milano, come spero, in tutto il mondo, i gelati di giorno e di notte. Non è caso umanamente, personalmente mi è, mi è pesato molto. Le fa onore questa ammissione dell'errore? Sa che è molto raro da parte nostra trovare dei politici che ti dicono ho sbagliato, quel provvedimento non andava fatto. Eh, ci ha pensato prima di, di trarre questa considerazione pubblicamente? Allora, io mi sono assunte sì. responsabilità che, che non erano mie, ma come sindaco... Mi è sembrato giusto assumermene. È vero, io ho firmato, ho fermato alle due di notte un'ordinanza fatta da altri. In genere leggo e rileggo, mi era stata detta che era stata condivisa, eh, però mi voglio assumere le mie responsabilità. Non, e, e come sanno tutti a Milano, non ho mai scaricato. Anche se gli errori erano di altri, ma io sono il sindaco, io in certi casi firmo, in certi casi affirmano evidentemente i miei assessori, i dirigenti, però è chiaro che io dovrei leggere tutto con attenzione. Non sempre si si fa in tempo, però io credo che sia anche importante dire di aver sbagliato l'importante è correggersi subito. Adesso mi assumo io una responsabilità terrificante perché è giunto il momento di subire per lei il Salasso, il tributo di una domanda di Dario Vergassola. È pronto? questo è un piacere. No, oh, meno male. Intanto buongiorno a tutti. Salve, io tanto sono. Dove sono, sei? Dopo la condanna di sette anni per Berlusconi, sono venuto in Egitto per capire come ha preso la notizia la famiglia di Rubi e soprattutto i parenti, ma soprattutto lo zio. Quindi sto cercando di capire come l'hanno presa. Purtroppo qua nessuno sa nulla, ho fatto vedere anche una foto di Berlusconi al custode delle piramidi, ma mi ha detto io questa, questa mummia qui non l'ho ancora vista. Quindi no, è volgare, volgare. E, par e partirei con le domande, a io le farei almeno un paio, e ho sentito questa ultima che ha fatto che il Comune di Milano per il 2015 ha annunciato un Expo Gay. È vero che appena l'ha saputo Borghezio è andato completamente fuori di testa e nessuno si è accorto della differenza? <ride> sì, purtroppo non solo lui, anche qualche altro suo amico. Ma è l'Expo Gay? Che eh? cos'è? Cos che cosa sarà? Ma non sa niente, Telesia non sa niente. Non io, non so, cioè, gli spieghi cos'ha gli spieghi anche perché, tra l'altro, vuole fare anche un palinsesto unico per unire la settimana della moda al salone del mobile. Quindi chiederà a Armani di fare un tagliere in Mogano. cioè Ci spieghi anche questa? <ride> no, la realtà è che in questi mesi di Expo ci dovrà essere una città vivace, attrattiva, attraente. Quindi dovremo avere veramente in ogni luogo, dal centro alle periferie. Eh, dei, dei nuovi modelli che possano portare tanti turisti e tanti milanesi a stare in giro per la città a conoscere con tante offerte dalla moda al design a, a, al salone del mobile il fuori salone del mobile che dura una settimana è splendida perché Milano è, è vivace conosco, è allegra è, e tagliare in Moga, mesi, non è stupendo si, farlo per sei mesi sarà dura ma dobbiamo farcela ultima domanda e eh, chiudiamo cioè, una veloce subito, ma poi c'è un altro pezzettino che mi piace sul suo futuro politico, è solito dire mi giudicheranno i milanesi. Dobbiamo do dedurre che almeno lei non ha intenzione di spostare i processi a Brescia? Ma a parte questo, ha intenzione fatto... di non averne i processi. Però, allora, eh. una polemica è questa, però una polemica gliela facciamo. Per prendere una bici comunale a Milano. Caro Telese, bisogna andare all'indirizzo UAP con un SMS, ricevere un link per il web, farsi dare il codice utente, scegliere la password e digitare entrambi con il tasto CONV. Con tutto questo casino non è logico che l'apo Elcan parcheggi il SUV in sosta vietata? No, non è logico. Posso dire che però il, i dati che mi hanno fornito proprio l'altro giorno, che a Milano è la città dove c'è il maggio, minor numero di furti di biciclette, di bike sharing di tutto il mondo? Vedi, il eh, serve. Mi sembrava Bene. complicato prenderla, però vabbè, grazie, tanto, saluto sindaco. saluto l'Egitto. Grazie, grazie, a grazie di essere venuto, la aspettiamo tutta l'estate e passiamo alla seconda parte del nostro programma in cui parleremo di questa crisi. Vorrei che guardaste con attenzione il frammento subito dopo la pubblicità. Rientriamo con un frammento di un dibattito parlamentare. Tu dici "Ma che cos'è? Sarà una cosa molto lontana", invece è sconvolgente. Guardatelo e entriamo nella seconda parte del dibattito. Grazie, sindaco Pisapia. La grave situazione che vogliamo descrivere, signor Presidente, è data dal fatto che mancherà la vigilanza perché gli operai non ricevono lo stipendio da febbraio è perché questa fabbrica appunto verrà dichiarata fallita, una delle tante. Ieri i cassi integrati si sono presentati in procura per autodenunciarsi e per segnalare il disinteresse degli enti che dovrebbero garantire sicurezza. Vorrei che... Mi scusi, Presidente. No, prego, capisco che. È mentre grande, questa, una grande mentre intensa questa, partecipazione. questa partecipazione. Mentre questa tragedia ambientale, sociale ed economica viene consumata, porto all'attenzione un altro intollerabile abominio nei confronti dei cittadini e lavoratori sardi, l'alcoa. Questa mattina i lavoratori di alcoa e di tutto il settore degli appalti hanno occupato simbolicamente l'assessorato del lavoro della Regione Sardegna. E in questi mesi ci sono centinaia di lavoratori che stanno ricevendo con mesi e mesi di ritardi un'indennità prevista da questi ammortizzatori sociali ma altri tanti lavoratori rimarranno senza alcuna copertura a partire dal primo luglio lo Stato ha il compito di studiare soluzioni e far sentire ai lavoratori a queste famiglie scusa, eh, non dico un'immediata soluzione ma almeno una presa d'atto, un impegno di fattibilità per delle soluzioni che possano essere attuate e avviso il Presidente che intendiamo preparare un'interrogazione per il ministro interessato. Mi scusi. Allora, è un filmato di un'aula parlamentare, come vi dicevo, di una parlamentare del Movimento 5 Stelle, Manuela Serra, una senatrice che scoppia a piangere leggendo ovviamente una, un, un mentre legge un testo scritto però è una fotografia del grado di dramma che questo Paese sta attraversando, la crisi, le soluzioni che spesso non arrivano si parlava fra l'altro della Sardegna, del Sulcis e di Porto Torres storie che qui in onda abbiamo raccontato e continuiamo a raccontare. Era l'introduzione giusta, ci dicono spesso che ci vogliono dare il microfono di legno, che non raccontiamo le cose del Movimento 5 Stelle. Secondo me, a prescindere dalle maglie e dalle appartenenze, anche l'intervento della Vicepresidente del Senato ha dato la dimensione in questo episodio ha toccato eh, ed era giusto mandarlo in onda. Allora, con, eh, presento subito gli ospiti di questa sera da Milano. Maria Stella Gelmini, buonasera. Buonasera a voi. Qui a Roma una giornalista con gli artigli, Maria Giovanna Maglia, vecchia conoscenza di questi studi, anche mia. Buonasera. E poi Loretta Napoleoni, economista eh, che ovviamente ha il cuore in Italia e la testa in Europa, potremmo dire, anche economista spesso controcorrente. Non so se è già lì Joram Guttgeld, che è un parlamentare. Eh, di origine israeliana, eh, eh, ma soprattutto eh, è il cervello economico di Matteo Renzi. Ha fatto molto discutere, sono usciti pezzi amplissimi eh, mm. nei giornali di questa settimana delle sue ricette. Quindi, non è che il modo migliore per entrare anche dentro il merito dei problemi è raccontare, raccontare la, eh, queste, eh, questa svolta che potrebbe arrivare se insieme a Matteo Renzi decollasse anche un nuovo progetto economico dentro il PD. Ma io vorrei andare subito a Torino, a Torino dove c'è la nostra mia Ceran, ma dove siamo andati di fronte a una fabbrica di una di queste fabbriche in crisi, una fabbrica del settore dell'auto e ora scoprirete perché. Buonasera, sono Vallone Rocco, ho 53 anni, da 36 operaio, lavoro prima in Ex Bertone, oggi Maserati. Dieci anni in cassa integrazione, l'ultima volta che ho lavorato è nel 2005, 8 giorni. Il mio stipendio è all'incirca 800 euro al giorno, al mese scusate magari. E il dramma viene quando bisogna fare la spesa con mia moglie perché ci andiamo con la calcolatrice. E se uno dei due gli viene una follia da fare, comprare un pacco di biscotti nuovo, magari appena uscito, l'altro deve toglierlo dal carrello, se no si sfora il budget. E in casa nostra la parola ferie è una bestemmia. Eh, salve, sono Cancogna Nadia, ho 46 anni, vengo, lavoro da 26 anni in Alfa Plus, un'azienda monocommittente Fiat. Un'azienda ormai in liquidazione. Prima quando lavoravo percepivo uno stipendio di circa 1200 euro mensili facendo due turni, adesso che sono in Cassa integrazione dovrei percepirne circa 800 ma è ormai da gennaio che questa casa integrazione non arriva. Sono qui anche in rappresentanza di tanti miei colleghi che sarebbero voluti venire a partecipare ma non hanno i soldi né per fare benzina, tantomeno per comprarsi un biglietto per l'autobus. Io mi chiamo Antonio, ho 36 anni e lavoro da 12 anni in Johnson Control, che è l'azienda che abbiamo alle spalle. Di questi 12 anni io 6 li ho trascorsi in cassa integrazione. Attualmente lavoro 3 giorni al mese perché legati direttamente a Fiat Mirafiori. Guadagno 800-850 euro al mese, pago 380 euro d'affitto, 300 euro di mantenimento per mia figlia perché sono un papà separato. E a volte eh, devo rinunciare addirittura ad andare a vedere mia figlia perché io con quello che mi rimane dello stipendio devo affrontare tutto e a volte non ho i soldi per pagare la benzina per andare a trovare mia figlia che non è qui a Torino ma vive con la madre in un paesino dell'ostegiano. Ecco questa mia situazione che già è drammatica, che già è complicata e difficile, rischia di eh, una drammatizzazione, di aggravarsi ancora di più dal 20 luglio in poi perché l'ammortizzatore sociale che adesso noi usiamo è la cassa in deroga, il 20 luglio finisce. E noi dal 20 luglio in questa fabbrica siamo 150 persone e non sappiamo quale sarà il nostro futuro. Buonasera, sì, come avete detto, siamo alle porte di Torino, a Grugnasco per la precisione. L'azienda che vedete alle nostre spalle è la Johnson Control, ma le persone che sono qui con me vengono dalla uh, Romy Sandretto, dall'ex Pininfarina, oggi De Tommaso, ex Bertone, oggi Maserati. Tutte queste aziende fanno parte dell'indotto Fiat, si parla di 100.000 persone che lavorano nell'indotto Fiat, di queste negli ultimi 5 anni 5.500 più o meno hanno perso il lavoro e per tutte le persone che vedete dietro di me, che ancora percepiscono la cassa integrazione, neanche tutti come avete sentito dalla storia di Nadia, Tutte queste persone da luglio non avranno neanche più la cassa integrazione. Insieme a noi c'è anche Giorgio Eraudo, Buonasera. al quale io giro immediatamente una domanda. Di chi è la responsabilità di questa situazione? Eh, degli operai che non hanno saputo capire che c'era un mondo del lavoro che cambiava? È del governo che non è intervenuto? È delle aziende? Di chi è la responsabilità? Ma guardi, la crisi è una crisi che viene da lontano. Alcune di queste aziende sono ormai al settimo anno di crisi per cui la crisi mondiale di cui tutti parliamo da alcuni anni si è aggiunta e ha amplificato un problema che preesisteva. Io penso che un po' tutti i governi che si sono succeduti hanno sottovalutato il problema industriale. C'è stata troppa condiscendenza a chi diceva facciamo l'ennesima ristrutturazione, a chi diceva faccio un'alleanza internazionale Esposto le produzioni dall'altra parte, ma terrò aperti gli stabilimenti in Italia e si è dimenticato che molti degli stabilimenti finali dell'auto Fiat hanno bisogno di un indotto. Per ogni lavoratore del gruppo Fiat ce ne sono altri quattro che gli preparano i componenti e i materiali, e nell'indotto oggi stanno finendo gli ammortizzatori. Da qui a dicembre alcune decine di migliaia di lavoratori. Tra Torino e altre aree finiranno le casse integrazioni e le casse deroga e resteranno soli. Che cosa mia, dovrebbe fare? Mia il govern... eh, sì? mia. mia. Eh, eh, prima di fare un'altra domanda a Eraudo, intanto ci ha lasciato sì. penso, tutti un po' interdetti la, la forza di, di questa apertura, sono bellissime le storie che hai scelto, complimenti. Ma eh, ti volevo chiedere una cosa in più proprio su una, uno strano umore che abbiamo percepito, cioè c'è. Una crisi molto brutta, però non c'è una rassegnazione, c'è amarezza, ma non c'è per fortuna il crollo. Ecco, questo, mi racconti il clima che, che, che hai sentito lì e che percepisci? Sì, tu hai percepito una cosa giusta, è vero, non c'è rassegnazione, però sarebbe interessante tornare qua eh, da qui alla fine di luglio, quando tutte queste persone non avranno più neanche gli ammortizzatori sociali. È sicuramente un dato che andrebbe poi visto. In, in successione è, è eclatante anche il caso di Nadia, ad esempio, del, che lavora per l'AlphaPlus, che ha diritto agli ammortizzatori sociali, ma neanche li percepisce da sei mesi. Insomma. Quindi è, un, è una situazione, c'è della rabbia sicuramente, qualcuno mi ha anche raccontato della propria esperienza nell'andare a cercare un altro lavoro, un'alternativa sostanzialmente. Era Antonio in persona che mi raccontava che cosa ti hanno risposto quando eri al, al centro di collocamento e hai chiesto di poter lavorare. Beh, io quando sono andato eh, al centro di collocamento, anche nelle agenzie, per provare a cercare lavoro, perché proprio per sfatare questa, questa favola che magari si tende a pensare che chi gode di un ammortizzatore sociale magari si siede un po' sull'ammortizzatore sociale. Io invece no, ci ho provato, sono andato a trovare lavoro. E addirittura sono son stato trattato come uno che con supponenza, avendo un contratto a tempo indeterminato, avendo un ammortizzatore sociale, Andava lì magari a togliere del lavoro a chi gli ammortizzatori sociali non, non li ha, a chi non è tra virgolette garantito e magari lotta per avere quattro ore di, da, in un'azienda o un, due giorni in un'altra. Eh, addirittura sembrava che andasse lì con arroganza pur avendo delle tutele tra l'altro a rubar lavoro ad altri. Essendo un privilegiato, come, come diceva sì, voi, perché cioè, certo. sto ricordiamo che io... queste persone lavorano tre giorni al mese sì, da due, due mese, anni. È importante, cioè veramente va via la testa, perché comunque io vivo eh, grazie alla collettività e questa cosa mi fa star male, non è giusto. Io sono capace a fare il mio lavoro, come qui siamo capaci tutti quanti a costruire macchine, si tratta solo di trovare il modo di di farci lavorare in qualche modo. Questo infatti è, Luca è un dato molto importante che ho percepito da tutti quanti, è la frustrazione di non poter effettivamente fare il proprio lavoro e di dover percepire uno stipendio seppur ridotto, seppur anche non percepirlo e non poter fare il proprio lavoro. Cioè, stiamo parlando comunque di una specializzazione molto alta, è di Luzzi mi diceva prima, ad esempio uh, noi abbiamo una specializzazione, un know-how, un saper fare che è anche lettante per altre aziende che verrebbero da fuori. Sì, assolutamente, sono 110 anni che si producono auto in questa città, sono quattro generazioni di lavoratori. Il saper fare qua a Torino c'è, disperderlo sarebbe intanto un disastro. Quindi Fiat deve rimanere qui e deve portare nuove produzioni. Però tu Ma dicevi anche se non fosse sì. Fiat. No, se dovessero arrivare altri produttori, i lavoratori di questa città sarebbero assolutamente contenti perché metterebbero a disposizione le loro conoscenze, la loro qualità, il loro saper approfondire punto lavorare che è maturato in tutti questi anni. Una cosa che questo paese non si può permettere di fare è perdere quello che sa fare. Qui sappiamo fare le auto, vogliamo continuare a farle. Vi fermo il tempo vi do un ultimo elemento. Sì, dacci un Dimmi. ultimo elemento. Un ultimo elemento. Chiamo Leo Ciccomascolo sì. che abbiamo sentito prima e lui lavora per la Romi Sandretto, corretto. Esatto. Ecco, la Romi Sandretto sta passando una vicenda abbastanza curiosa perché c'è una cordata interessata a comprare questa, questa, azienda, questa azienda, a rilevarla. Eh, noi siamo, facciamo parte di una multinazionale brasiliana. Hanno dichiarato cessata attività e quindi messa in liquidazione l'azienda, ci scade il 24 di luglio anche a noi la Cassa Italia. Il paradosso di tutte queste vicende è che noi potremmo essere salvati da un accordato tra l'altro di imprenditori italiani. Eh, però questi, questi brasiliani non vogliono vendere. Hanno imposto un veto sostanzialmente sì. per evitare la concorrenza. No, loro vogliono tenersi il marchio, costruire le presse in Brasile, e portarci via tutto il mondo. E quello questo è un che è, caso che ritorna in spesso stato. in questa crisi. Brava, perché è, è uno degli aspetti, del chiudere ma fare terra bruciata. Eh, Maria Giovanna Maglia hai detto prima, mentre sentivi la storia della difficoltà di lavorare avendo la Cassa Integrazione, guerra fra poveri. Ma Ho detto che è normale che chi non ha neanche quel ricorso, e neanche quelle, quelle possibilità, sia in, in guerra. Certo, è una guerra tra poveri. Uno che ha un minimo di sussidio da un lavoro, da un ex lavoro a tempo determinato, va in un'agenzia... Però essere consigliati privilegiati in questa condizione è un bel paradosso. La scala dei privilegiati in un paese che sta fallendo, che forse è già fallito come il nostro, è una scala che scende, non è una scala che... Sale, io ho l'impressione che eh, la non consapevolezza che continua, che continua in questi giorni da parte di chi ci governa eh, sarà, presto, sarà presto guarita con uno shock. Accadrà qualcosa di così eh, terribile, irreparabile, che nessuno di noi in questo momento è in grado neanche di prefigurare, di sapere che cosa. Sia, e per cui tutti quei discorsetti rassicuranti che sentiamo tutti i giorni per bocca di chi governa io non invidio chi è in questo momento al governo, no. perché l'impresa è titanica. Eh, giudico questo, questo governo di Largentese un, un apocalittico fallimento, e se poi c'è tempo lo spiegherò perché eh, una contraddizione in termini, un fallimento, ma ehm, per come è nato, per come è cresciuto e per quello che non fa. Detto questo, il contrasto è spaventoso perché se tu stasera avessi messo accanto a questi signori così dolenti, avessi messo un rappresentante del governo e un rappresentante nazionale del sindacato, il contrasto lo fa i tre e ci metto anche il sindacato, sarebbe stato deprimente e terrificante perché si continuano a parlare linguaggi diversi. Allora è arrivato in collegamento a Bari finalmente Michele Emiliano, salutiamo anche lui, ospite. Buonasera. Abituale di questo programma, e qui rappresenta anche la voce del Sud, ma credo non sia insensibile a quello che sta accadendo in Piemonte. E vorrei andare subito da Maria Stella Gelmini, che forse è la persona insieme a Guttel più vicina al governo in questo studio e, e porgli una domanda sui due giornali del centrodestra che oggi sono molto divisi. Eh, il giornale sul lavoro l'Italia la spunta letta porta a casa i soldi, quindi grande ottimismo. Libero, eh, molto allarmista, direi un eufemismo, rapina in vista, occhio ai conti correnti. È interessante leggere il sommario. Nessuno vuole tagliare le spese, quando IVA e IMU non si potranno più rinviare Silvio sarà rosolato dai processi <ride> e da tutte le altre accuse, per raccattare soldi il governo farà come amato, un prelievo forzoso sui nostri eh, depositi. Eh, allora voglio chiederle, siccome eh, abbiamo sapori ed emozioni molto distonanti in questa puntata, quale dei due stati d'animo le sembra eh, più fedele? Il timore fortissimo di Libero o l'ottimismo moderato del giornale? Ma in realtà, paradossalmente, sono due facce della stessa medaglia, nel senso che, da un lato, il governo ha certamente compiuto passi avanti sul fronte dell'occupazione e del lavoro, varando alcune misure che eh, vanno nella giusta direzione. Penso, per esempio, ad aver, alle, ad aver reso omogenee le norme sull'apprendistato, ad aver tolto alcuni appesantimenti previsti dalla legge Fornero. Penso ad un risultato indiscutibile di Enrico Letta, cioè quello di avere recuperato un miliardo e mezzo di euro da investire nell'occupazione per ridurre lo spaventoso dato legato appunto alla disoccupazione giovanile. Credo anche che il rinvio dell'aumento dell'IVA, da un lato, la sospensione eh, del pagamento della rata dell'Imu siano misure importanti. Però è chiaro che ci troviamo dentro una crisi strutturale e i pericoli che Maurizio Belpietro paventa nel suo editoriale sono legati alla vera sfida che Governo e Parlamento hanno davanti, ovvero non solo quella di agire con misure tampone, non solo rincorrere l'emergenza ma affrontare il nodo straordinariamente difficile per qualsiasi governo che è il taglio, l'aggressione alla spesa pubblica, perché vede 800 miliardi di spesa pubblica è una cifra impressionante che si fa una gran fatica a tagliare. E basterebbe tagliare solo l'1% per avere trovato le risorse per abolire l'IMU e per eh, definitivamente fermare l'IVA al 21% e non al 22%. Ma il nodo che ci attende a settembre sarà proprio questo, aggredire la spesa pubblica e fare in modo che eh, l'applicazione dei costi standard, la centralizzazione delle stazioni appaltanti e quindi delle centrali di acquisto, per dire solo alcuni esempi di come si dovrebbe intervenire la lotta agli sprechi, ecco, dovrebbe produrre un risultato invece stabile. Ma questo è un tema che il governo non ha ancora affrontato e che, devo dire, qualsiasi governo fatica ad affrontare. Sta ah, onorevole Germini, eh, sono un po pensavo che lei mi dicesse che non c'era nessun fondamento nell'articolo nel di Belpieto, cioè che si possa arrivare al prelievo forzoso. Invece lei non ha escluso no. del tutto. In realtà il governo oggi è, eh, ha risposto al, all'articolo di Maurizio Belpietro dicendo che non ci sarà alcun prelievo forzoso dai conti correnti e io sono convinta che, che ci, che a questo punto non arriveremo. Però eh, l'articolo di Belpietro che ho letto al netto di questa eh, come dire, eh, provocazione è centrato sul tema della riduzione della spesa pubblica come base per poi ridurre la pressione fiscale. Se non eh, si riesce da un lato in Europa a superare la politica di sola austerità e di rigore cieco, ma dall'altro anche a ridurre la spesa pubblica diventa impossibile ridurre le tasse. E abbiamo avuto l'esperienza del governo Monti che laddove si fa cassa, mettendo le mani nelle tasche degli italiani, non si fa crescita, anzi si produce recessione. Quindi le riflessioni Maglie, di Belpietro no, hanno un fondamento. Del... Interloquisca pubblicamente o la Gelmini, non, non fate chiacchiera fra voi. Che io... Va bene. Perfetto. E, eh, onorevole Goodgeld, eh, c'è cioè una cosa che mi ha colpito nel provvedimento, sono tante cose positive in questo pacchetto di interventi sull'occupazione, però mi ha molto colpito il 100% dell'acconto IRPEF, che poi è una cosa... Che sembra tecnica, sembra lontana, ma mi ricorda quella barzelletta dell'amico che ti chiede 100 euro, poi ti chiede altri 100 euro, la terza volta tu gli dici: Ma io ti ho già prestato dei soldi, e lui ti risponde: No, ma perché mi servono 100 euro per restituirteli? Eh, lo dico perché lo Stato in questo caso si fa prestare i soldi per sospendere l'acconto dell'IVA, noi siamo l'amico che presta i 100 euro, ma perché in un tempo di crisi? Un contribuente dovrebbe essere autonomo, con un reddito soggetto a grandi variazioni, dovrebbe essere costretto a pagare il 100% di qualcosa che non ha ancora guadagnato. E questo mi colpisce molto e volevo chiederle un parere su questo punto, magari anche un emendamento, se non è, se non è <ride> troppo. Poi, fra l'altro colpisce categorie deboli, eh? capisce lavoratori autonomi, colpisce giovani con partita IVA, colpisce persone che sono state già colpite dalla crisi. Ma francamente ha colpito anche me. Eh, io confido che quando i provvedimenti arriveranno in Parlamento noi eh, avremo la libertà di cambiarle. Noi abbiamo una priorità assoluta di ridurre l'IRPEF sulle fasce basse. In Italia un operaio, un impiegato che guadagna 1.000, 1.200, 1.500 euro paga il doppio delle tasse che in Francia o in Germania. Il motivo è semplice. Da, noi, il eh, da noi, chi eh, guadagna 10.000 euro al mese, chi dichiara di guadagnare 10.000 euro al mese, eh, la platea di chi dichiara 10.000 euro al mese, è un quarto di quello che è in Germania. Il motivo è l'evasione fiscale. Quindi noi dobbiamo agire in tempi rapidi e con decisione sull'evasione fiscale. E spostare soldi che si trovano nelle tasche di evasore o nei conti banche degli evasori, nelle tasche dei redditi um, bassi che possono questi soldi spendere e metterli nell'economia. Um, io volevo fare un commento su quello che ha detto l'onorevole Gelbini eh, prima. La riduzione della spesa è eh, una cosa importante da fare non è una cosa che si può fare in giro di pochi mesi. Noi abbiamo una storia dove, eh, se guardiamo gli ultimi eh, dieci anni, il primo governo Berlusconi ha eh, alzato la spesa, uh, il eh, secondo governo Berlusconi ha fatto tagli lineari che di fatto si traducono in riduzione di servizi. Noi siamo in situazioni dove, per esempio, sulla sanità siamo in... Letteralmente violazione del diritto costituzionale alla sanità. Il 60% delle visite specialistiche è pagato dalle tasche dei cittadini, interamente pagato dalle tasche dei cittadini, il che significa che i ricchi eh, pagano di tasca, di tasca propria, i poveri non si curano. Ecco, fare tagli lineari non produce nessun risultato. Quindi interventi strutturali sulla spesa sono importanti, se abbiamo tempo ne possiamo parlare, ma questi interventi che richiedono tempo. Noi a brevissimo possiamo agire sostanzialmente a mio avviso su tre leve: sulla leva dell'evasione fiscale, sulla leva di dismissione di beni dello Stato, io ho in mente. Sia le quote Eni Enel sia le case popolari, che è un patrimonio enorme che può essere, messe, che può essere venduto agli inquilini. Uh, la terza leva che io considererei è uh, un'azione sulle pensioni alte, le pensioni sopra sette volte la pensione minima, quindi sopra 3.500 euro, sono 32 miliardi. Chi percepisce questa pensione? tendenzialmente ha pagato meno della metà dei contributi che rispettano e io eh, credo quindi che per motivi di equità è possibile fare un intervento su questo. Queste sono cose che si possono fare da subito. Molto Interventi interessante, su... molto interessante e, e girerei per subito ad a Airaudo eh, una domanda test. Lei lo sottoscriverebbe col suo collega Guttel l'emendamento sulle pensioni alte o sarebbe toccare un diritto acquisito? No, no, io penso che si possa porre un limite alle pensioni alte e penso che si possa tenere un contributo di solidarietà. Poi il problema è come li spendiamo questi soldi. Io penso che noi dobbiamo anche redistribuire lavoro e credo che serva attivare su questo terreno un intervento pubblico, cioè credo che noi abbiamo bisogno e di mettere mano alla ristrutturazione del patrimonio pubblico, creando anche direttamente occasioni e posti di lavoro, perché noi non abbiamo solo un problema di disoccupazione giovanile, che è un dato qualitativo della disoccupazione italiana, ma abbiamo un problema enorme di disoccupazione. 3 milioni di disoccupati, 3 milioni di persone che non sono scoraggiate e non cercano lavoro e 3 milioni di persone che sommando lavori non hanno un reddito dignitoso. E questo è il problema che dobbiamo affrontare. E senza un intervento pubblico, solo con la deregolamentazione e riducendo i diritti contrattuali ulteriormente ai lavoratori, noi non creeremo occasioni di lavoro, perché le imprese oggi non danno la perché non hanno domanda, non basta incentivare l'assunzione perché queste prendano e abbiamo il problema di non far fuggire quelle che stanno scappando. Quindi immagino una sorta di Stato imprenditore? No, io immagino un New Deal, immagino Mamma che mia, quando si paragona questa crisi alla crisi del 29 bisogna immaginare anche... In modo moderno di riflettere sugli strumenti con cui la crisi del 29 venne affrontata. Abbiamo bisogno di far ripartire una domanda e solo il pubblico può organizzare questa domanda. Ovviamente deve scegliere di concentrare le risorse. Io penso Ma ad esempio, che per fare cosa, Eraudo? Ad esempio, il New Deal, eh, ricordiamo, eh, era il piano economico con cui Roosevelt uscì Roosevelt, dalla crisi Roosevelt. del 29. E, per esempio, piantarono 600 milioni di alberi, eh, rifecero li 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 le infrastrutture, fecchio. le famose. Lighe. qual è un tema visto che eh, Goodgirl è stato molto bravo e ci ha dato dei punti lei che cosa farebbe con il primo piano di investimenti Guardi l'Unione delle Province Italiane ci ha detto che a settembre il 60% delle scuole non potrebbero aprire perché sono fuori norma, cioè mandiamo i nostri figli in scuole pericolose non a norma. Io penso che serva un piano per rimetterle a norma e magari le mettiamo anche in condizioni di non costare dal punto di vista energetico, di ridurre i loro consumi, quindi creando lavoro ad alta intensità, perché abbiamo, dobbiamo anche fare i conti con l'ipertecnologia che in questi anni ha distrutto lavoro, cioè noi avremo dei lavori che non torneranno più, allora dobbiamo contribuire a ricrearli e serve un intervento pubblico. E volevo sentire su questo Emiliano le sue scuole a Bari. In che condizioni sono? Servirebbe lì il New Deal all'Airaudo o servirebbe più il piano shock eh, di Gutgeld? Non, non mi pare un piano shock quello di Gutgeld. Mi pare più che altro un, un, un ulteriore tentativo di mediazione, un po' nello stile del governo in carica, cioè. Un luogo dove si sta cercando di aspettare che qualcuno dall'esterno, che il ciclo economico si rimetta in moto, non avendo sostanzialmente nessuna vera ricetta da proporre al Paese, questa è la verità. E siccome temo che invece questo non sia sufficiente, che questa ripresa dell'economia non avvenga da sola, sono d'accordo con Airaudo, nel senso che le manovre di contenimento della spesa pubblica debbono servire a manovre di sostegno della domanda del ciclo economico, cioè devono avere un indirizzo. Se si chiede un sacrificio bisogna far capire poi a che cosa serve questo sacrificio. Questo ovviamente non l'abbiamo inventato né io né Airaudo, sta scritto nella teoria generale dell'occupazione di Keynes. È andata bene 30 anni fa, eh, scusa, 70 anni fa, credo che possa andare bene. Anche adesso. Si sta delineando un scontro fra keynesiani anti e antichinesiani, ma anche fra uomini e donne, conto, perché scuotono il capo. Immagino anche la Gelmini, che vedo sì, una, perché, un sorriso serafico. Ovviamente... ma eh, La Napoleoni e la maglia ancora non hanno parlato. Allora, se la Napoleoni mi, mi dà come dire, un titolo, un secondo, perché poi andiamo in pubblicità, non va bene? È no, contro va, il no. patto keynesiano e Raudo ma Emiliano? No, va bene. Secondo me, quello che dobbiamo fare, dobbiamo guardare quello che hanno fatto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, l'economia è ripartita, ma non è ripartita perché lo stato è intervenuto nell'economia pesantemente, perché lo stato ha sostenuto Beh, c'è il modello, lo... c'è no. l'esempio Chrysler. No, l'esempio Chrysler è un Soldi esempio Soldi prestati, prestati alla fe... prestati Però ci dobbiamo fermare, è interessantissimo, fra un secondo torniamo in studio, restate incollati. Allora, nello spazio di questi tre minuti sono stato cucinato in maniera furibonda dalle ospiti del mio studio. Non oso immaginare che cosa accada nei collegamenti. Lancio il tweet domandone di questa sera. Il decreto lavoro per i giovani del governo Letta è uno inutile. Due utile ma poco coraggioso. tre Un aiuto concreto. Sono grosso modo le tre posizioni che riassumono le posizioni le, 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 le parti politiche su questo testo, siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate voi. Vorrei che facessimo, se ci riusciamo, un giro molto rapido: due minuti a testa, non di più. Ma visto che vi siete accese qui, sentiamo che cosa avete da dire e che cosa pensano gli altri. Loretta Napoleoni arriva a dire addirittura quella cassa integrazione le vorrei dare umanamente, ma economicamente è un errore grave. Secondo me è un grosso problema questo, nel senso non possiamo cioè, tenere... lei parlava di quella storia di, apertura. Sì, di questa storia di apertura. Io capisco che dal 2005 in cassa integrazione è veramente una tragedia. Quindi, perché non abbiamo fatto qualche cosa per creare una riconversione industriale? Allora, perché questi lavoratori non, non hanno avuto la possibilità di riciclarsi in altri settori. Perché ci ha non provato. ha provato, ma, ma allora lì lo Stato deve entrare. Lo Stato non deve entrare per sostenere l'occupazione. Ma se non avere gliela diamo, una... facciamo che no, lei faccia... possa fare un no, decreto. Mi... Se non gliela dessimo no, questa ma cassa, mi faccia che finire, accadrebbe? Il problema fondamentale è che noi non abbiamo una politica industriale. Quindi il problema è a monte. Non c'è una politica industriale. Quindi abbiamo abbandonato l'industria, abbiamo lasciato che ci fosse una delocalizzazione che praticamente distruggesse completamente l'indotto e abbiamo compensato i lavoratori con questa cassa integrazione. Adesso siamo arrivati alla fine, siamo al capolinea. Maglie. Ecco. No, io invece ho trovato particolarmente eh, non convincente il discorso delle pensioni e dell'evasione fiscale. Cioè, è come se noi, io non, io non faccio l'economista e ascolto con interesse gli economisti, non mi dispiace di non capire di economia, ci arrivo dal punto di vista politico, qualche volta le cose, però il buonsenso certe volte aiuta. Allora, io vorrei sapere per quale ragione. Anche personaggi nuovi della politica, penso a Renzi, abbiamo qui uh, è stato presentato come un consigliere economico, principe di Renzi. No è un usurparlo. Quindi dico, parlo, se parlo di Renzi, ne parlo sì. a ragion veduta: l'uomo nuovo è Renzi, e qui c'è il suo consigliere economico. Allora il coraggio politico dove sta? Mm. Nel dire che chi ha 3.500 euro di pensione deve essere colpito. Facciamo due conti. Certo che se, se fai il paragone. Con i lavoratori con cui abbiamo aperto la trasmissione, non regge, il paragone è terribile. Ma 3.500 euro di pensione, due persone anziane che ne paghino 1.300-1.400 di affitto in una grande città, che ne abbiano altre 700 800 di spese, perché magari hanno bisogno di qualcuno che li aiuti nella quotidianità. E alla fine si ritrovano a campare con 1.000 euro. Ma di che stiamo parlando? Ma sono pensioni da, 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 da ritenere, pensioni di privilegiati, da tassare. Ehm, forse è stato. E perché? Perché? Ci Bene, deve essere questa politica è, è punitiva. Ovviamente. E ancora una sola parola sull'evasione fiscale. Il problema di questo paese non è l'evasione fiscale, è l'iniquità del fisco. Certo. Goodgeld, chiamato in causa pietra dello scandalo, <ride> allora prima di tutto, eh, le pensioni alte vanno benissimo quando chi le eh, percepisce ha versato i contributi e questa è una frase importante ma noi siamo mandi. in un regime contributivo quindi chi andrà in pensione tra, tra 30 anni prenderà in pensione quello che ha versato mentre invece noi abbiamo delle, pensioni che, delle persone che percepiscono pensioni relativamente alte rispetto alla media che hanno versato la metà o meno mm. la metà di quello che percepiscono quindi è un problema è un problema di giustizia sociale è un problema che noi possiamo eludere eh, Sull'evasione fiscale, eh, mi spiace dirlo, noi abbiamo un'evasione un fiscale alta e in crescita ed è il motivo per cui il fisco è iniquo. Ripeto no. quello che ho detto prima. No, no, Ripento mi scusi, ho, 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 ho commentato Ripeto quello che ho detto prima. Da noi un eh, dipendente che guadagna 1500 euro paga il doppio delle tasse che in Germania e in Francia perché di persone che dichiarano 100.000 euro all'anno... Sono un quarto rispetto alla Germania, perché da noi c'è un'evasione dilagante ed è in crescita. È in crescita non perché. È Lo 0,7% del Paese addirittura dichiara di, di essere a 200.000 euro. 0,7%. È una cosa è in incredibile. È in crescita non perché l'Equitalia o l'Agenzia dell'Elettrata non fa il loro mestiere, perché, e questo è documentato dall'ultima relazione della Corte dei Conti, purtroppo nel 2008 il governo Berlusconi e Travonti ha smontato le misure contro l'evasione messe in atto dal governo Prodi, misure che hanno portato 25 miliardi di eh, emersione del, di, di, di nero. Quindi è un problema gigantesco ed è un problema che si può, su cui si può lavorare. Eh, bisogna certamente eh, trasformare un fisco da un fisco oppressivo a un fisco che lavora prima, che previene. Ah, ecco. Abbiamo adesso eh, mezzi informativi che consentono di prevenire l'evasione. Abbiamo la possibilità di aiutare le imprese. Non andiamo troppo con... nel dettaglio, perché se no con... ci allontaniamo da Come... questo giro stretto che stiamo facendo su questo tema. Daremo alla fine la parola Volevo a Mia visto... Ceran, la... perché ho visto ah, delle, vuole... delle teste che si scuotevano ovviamente, a Torino. Volevo sentire sul tema le due grandi provocazioni, pensioni eh, alte e cassa integrazione, la Gelmini ed Emiliano. Onorevole Gelmini, tocca a lei. Ma innanzitutto credo che eh, il tema dell'occupazione eh, debba essere affrontato tenendo presente che certamente aver trovato un miliardo di euro per la cassa integrazione è in questo contesto un fatto importante. Avere recuperato risorse a Bruxelles e misure per Vittorio, alleggerire la, diso la disoccupazione giovanile è certamente importante, però dobbiamo non dimenticare un fatto. L'occupazione la fanno le imprese o le imprese sono messe nelle condizioni di competere, eh, di poter eh, mh, essere in crescita, o diversamente non è che è lo Stato a determinare l'occupazione. E quindi su questo c'è un grandissimo lavoro da fare agendo su tre eh, leve: innanzitutto il costo del lavoro. Oggi in Italia abbiamo un costo del lavoro elevatissimo e sono poche le risorse che restano nelle tasche dei lavoratori. Quindi come spesso richiama Squinzi, Confindustria è indispensabile ridurre il cuneo fiscale e lo si può fare recuperando il dossier Giavazzi che aveva individuato una strada, cioè quella di rivedere quelle agevolazioni alle imprese che molte volte non hanno prodotto risultati. Il secondo punto è una riforma forma fiscale. Contesto quanto detto da Gutgeld perché l'introito della lotta all'evasione ottenuto durante il governo Monti e durante il governo Berlusconi è sempre intorno ai 12 miliardi di euro. Quindi non, stiamo dice, non si può ritenere che il governo Berlusconi abbia strizzato l'occhio agli evasori, mentre il governo eh, Monti con il fisco spettacolo e con eh, i blitz a cortina abbia raggiunto un risultato maggiore. In realtà occorre una riforma del fisco, ma occorre anche un riordino dei poteri d'Equitalia. Io credo che avere, per esempio, reso impignorabile la prima casa sia stata una battaglia giusta del PDL. Il terzo punto è il problema del, del credito. In Italia abbiamo una situazione. Eh, bancaria complessa perché le banche hanno dovuto ricapitalizzarsi, ma non hanno allentato i cordoni della borsa e oggi ci sono molte imprese che a causa del fatto che lo Stato è cattivo pagatore, del fatto che le banche non danno ossigeno, sono in difficoltà e da ultimo tocco il tema della burocrazia. Quindi oggi non è il momento della politica dei piccoli passi. Occorre coraggio, occorre la capacità di riformare e su questo attendiamo alla prova dei fatti il governo, il quale però in questo primo tratto del, del percorso, ha comunque recepito alcune delle nostre istanze Bene. sospendendo misure di aumento delle tasse che dovranno essere definitivamente Bene. abolite a anche settembre. Se, anche se, onorevole Gelmini, quel problema degli acconti c'è anche per l'Ires e per l'Irap, addirittura per l'Ires certo. si pagherà il 101%, quindi agire, nel momento in cui c'è la, la mancanza di ossigeno e di coperture. finanziamenti, le imprese devono prestare soldi allo Stato esattamente come lo si chiede ai cittadini. No, no, ma cittadini. infatti. Eh, Il 101 eh, 100, coperti... vuol dire mi ch ti chiedo più di quello Vabbè. che mi hai dato l'anno scorso. Lei ha ragione. Tant'è che noi sulle coperture abbiamo espresso tutte le nostre critiche e si dovrà in Parlamento cambiare quelle mm. coperture. Noi, per esempio, ne abbiamo suggerita una perché dall'attuazione non burocratica, ma concreta del decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione deriva, secondo noi, un extragettito che ci può aiutare a trovare le coperture. Bene, Emiliano e poi andiamo a Torino. Non vanno bene. Grazie. Emiliano, eh, su queste questioni, Devo fare ma i complimenti anche... all'onorevole Gelmini perché riesce con una diligenza straordinaria a difendere il presidente del Consiglio del Partito Democratico meglio di qualunque altro iscritto al PD. E, no, e, e devo sancato. dire che questa diligenza. è dato ride, perché non questa... attaccate il vostro. cioè, perché, in genere rotta male il segretario generale. straordinaria fuoco, questa campagna. Berlusconi è un, uomo, è un uomo fortunato perché ha delle competentissime collaboratrici che riescono a fare veramente dei miracoli. Ovviamente potrei entrare nel merito del guazzabuglio gigantesco che questo governo, come i precedenti, intendiamoci non, non parlo di questioni ideologiche o di schieramento, sta combinando. Per essere chiari, il decreto sul pagamento delle imprese si ferma a dicembre, cioè hanno pagato le imprese i comuni ritardatari cioè quelli che non avevano pagato per molto tempo il comune di Bari era un comune che aveva sempre pagato correntemente adesso abbiamo un problema di patto di stabilità e i comuni virtuosi non possono pagare tutte i rate immaturati da dicembre in poi quindi stiamo punto e da capo e stiamo di nuovo ammazzando l'economia il punto chiave cioè, è ancora potete, quello che dicevo l'altra volta sta dicendo volta. una cosa importante Emiliano la spieghi ancora meglio no, Voi il punto chiave potete potete, io, scusa, è termino No, no, la chiedevi di è, è precisarlo termino. meglio. No, voglio precisare che i comuni virtuosi, cioè quelli che avevano pagato correntemente i fornitori fino a dicembre, adesso hanno il problema di non riuscire a pagare i fornitori. Stiamo punto e da capo. E quando quindi variamo un decreto pubblicitario come quello che è stato varato <ride> negli ultimi giorni nel governo Monti e confermato dal governo Letta... Naturalmente le imprese dicono "Ma come hanno fatto il decreto e tu non mi paghi lo stesso?". Ma sono continue prese, come si dice, prese di judo, ecco. No, eh, no, non per dire era, una era, parola era. che in televisione era un'altra presa, conto. era un'altra presa, era Ma un presa ecco. marziale. Allora, meno dire, marziale. Meno marziale sì. Posso dire la questione. Posso dire la questione e quella teorica generale, cioè qui si scontra una religione che dice Sostenuta dalla tecnocrazia europea e che è la base del centrodestra, che dice se noi immettiamo nel mercato una quantità di moneta che è superiore al valore dei beni e dei servizi prodotti, noi creiamo un meccanismo inflattivo che danneggia chi possiede il capitale, perché vede svalutato il principale elemento del suo potere. Noi invece, che siamo di sinistra, sosteniamo che a costo di patire meccanismi inflattivi è necessario rimettere in moto l'economia attraverso l'immissione di denaro nel circuito, e, inoltre, sosteniamo che l'economia non vada lasciata alla domanda e all'offerta liberamente cozzanti. Ma che vadano dirette attraverso una politica industriale e una politica dei prezzi. Bene, vai... prezzi no, 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 dei Emiliano, mi fermo. Produzione... Mia, prima di dare la, fermo, la parola a Erauto, che è ospite come gli altri, però sentiamo le testimonianze de delle persone che hai lì e anche la loro opinione su questa inutilità della cassa integrazione. Assolutamente, vi presento un'altra delle persone che è in Cassa Integrazione, da un anno a zero ore, corretto? Sì. Nina Leone, lei lavora direttamente a Mirafiori, quindi mm. neanche è venduto direttamente a Mirafiori, 25 anni passati lì dentro, l'ultimo anno interamente in Cassa Integrazione, è utile, è inutile la Cassa Integrazione? Ma intanto noi vogliamo lavorare, non è che non vogliamo lavorare, e quindi sono scelte fatte da parte delle imprese, no? perché lo Stato dà soldi alle imprese e non chiede garanzia a quelle imprese, tipo anche Fiat che ha preso tanti soldi, non chiede garanzia in modo che costruisca in Italia. Quindi noi siamo frutto di scelte da parte delle imprese, anche il fatto della Cassa Integrazione. E per giunta vorrei dire che la Cassa Integrazione ce la paghiamo noi, non è che ce la paga lo Stato, e quindi paghiamo anche quelli che con 850 euro ci paghiamo anche le tasse e nessuno ci fa il condono sulle tasse. Questa era perché scuotevano anche le teste quando Maria Giovanna Maglie ha menzionato il fatto della difficoltà di vivere anche con 3.000 euro di pensione per una coppia di anziani. Non è che perché uno, è, stato, è, che perché uno diciamo, è ridotto alla miseria deve pensare che è ricco chiunque ci abbia una lira di più. Ci vuole anche come una capacità astratta di pensare, o no? Se hai versato i contributi tutta la vita e guadagni 3.000 euro di pensione, perché devono togliere quella anziché fare delle scelte coraggiose, politiche, economiche, di reindustrializzazione? Perché non bi bisogna pensare sempre... In maniera come una gogna, sempre questo Paese deve pensare a come punire qualche d'un altro per salvare se stesso. Quando cambieremo mentalità, posso rispondere qualcuno dei presenti? Un'altra, un, un mia, vai. Una politica politica. Volevi rispondere anche tu, Antonio. Allora, uno, non che non, no, uno che non, che non ha mia, parlato, però, non se, non una... una. si avvicini. Maria, Ma, Maria Giovanni, lavoro alla, Romex alla Romex. San Sandretto, e sono in casa da molto tempo e in casa integrazione tutti quanti, da un anno. Volevo dire che la Casa Integrazione non è interesse, interesserebbe lavorare. La signora dice 3.000 3.500 euro di pensione, ma noi non vogliamo togliere niente a nessuno. Chissà come mai tolgono sempre a noi, solamente a noi e nient'altro. A noi non si fanno mai sconti, a qualcun altro invece, visto che ha versato tutta la, tutta la vita, ma non è così. L'ha detto prima qualcun altro che... Il contributivo non era così. Chi guadagna 3.000 euro al mese di pensione sicuramente non ha versato la stessa cifra. Quindi insomma cerchiamo di fare in modo che le cose siano più eque anche con la gente come dire come noi. È eh, un po' di giustizia sociale. La giustizia sociale non può prescindere però dalla situazione economica. Questo è il punto. È ovvio che voi abbiate non ragione, straragione, che la vostra condizione sia una condizione terribile. Il discorso che si è fatto qui dallo studio non è un discorso di compiacimento per la vostra condizione, ma di spiegazione del fatto che siete ridotti così anche perché nessuno in questi anni ha ritenuto di dover proporre o imporre alle aziende una soluzione diversa anziché una soluzione soltanto Però di. Però non, non avete chiarito il punto importante. Perché voi sostenete che sarebbe meglio togliere quella cassa in No no, 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 no. Cioè, no, nel no, senso che questa no, cassa integrazione è un sussidio no, che non, no, che non no, produce reazioni. No, no, quello, quello che noi abbiamo, cioè almeno quello che io ho detto sì. è che la cassa integrazione non deve diventare un'alternativa all'occupazione per sempre. Allora, qui abbiamo visto persone che dal 2005 che si trovano in questa situazione sono passati. 8 anni. Allora, qual è lo scopo della cassa integrazione? È quello di dare la possibilità al lavoratore di riconvertirsi in un'altra industria o in un altro settore e di avere un lavoro. Allora, questo chiaramente le, questo le, le, le imprese non lo hanno fatto per una serie di motivi. Però, come voi avete detto, siete voi che contribuite, sono i vostri soldi, quindi che, che questi soldi vengano gestiti in un modo diverso e ci vuole una politica industriale. Noi dobbiamo ricostruire una serie di industrie che in questo paese sono scomparse negli ultimi 20 anni perché noi abbiamo perso competitività, che questa competitività si stata persa per una serie di motivi, che possono essere motivi politici, sbagli, ma anche motivi economici e monetari, questo poi deve essere risolto dal governo. Però questo è il centro, il problema fondamentale, senza una ripresa della competitività dell'azienda, voi rimarrete in questa situazione fino al giorno in cui non ci saranno più soldi, che è quello che sta succedendo adesso a luglio e voi rimarrete così. Eraudo, su questo tema No, ma io penso che bisogna mettere un po' d'ordine. Intanto quando si parlava di un contributo di solidarietà delle pensioni più elevate ci si riferiva a un provvedimento, non all'unica cosa che va fatta. Vorrei ricordare che noi abbiamo bloccato in questo Paese, anzi i governi hanno bloccato in questo paese, la rivalutazione delle pensioni al minimo, che sono la maggioranza delle pensioni, sono pensioni da 580 euro al mese, quindi c'è chi campa solo con quelli, vorrei ricordarlo alla magli e a quelli Maglietta. nessuno gli ha chiesto se erano d'accordo un contributo di solidarietà. Gli hanno Tolto i 15 euro, i 20 euro in più negli ultimi tre anni. Ma ovviamente quello non è l'intervento principale. Però un contributo alle pensioni alte io non lo troverei così immorale per capirci visto quello che è stato tolto alle pensioni più fragili e più deboli sul fatto che manchi la politica industriale non va detto a questi lavoratori noi a quattro governi ormai abbiamo chiesto che si faccia un accordo con la Fiat sull'utilità della cassa Airaudo, Italia, che cosa risponde alla Napoleone nessuno alla dei governi che si è succeduto l'ha fatto quindi non è un destino e un caso ci sono delle responsabilità il centrodestra governava questo paese quando ha detto alla Fiat lei può fare quel che vuole. I tecnici hanno detto la stessa cosa e poche settimane fa Zanonato ha detto la stessa cosa alla Fiat. Quindi la politica industriale si fa innanzitutto con le imprese che ci sono per poi prepararsi alle altre che devono arrivare. Infine, la cassa integrazione non piace a nessun lavoratore, non c'è nessuno che è felice di stare in cassa. È uno strumento che dovrebbe servire a transitare dal lavoro a lavoro, anzi dal lavoro nella propria azienda perché si mantiene la titolarità. Va detto che questi lavoratori se lo stanno pagando e per esempio la Fiat si sta finanziando con la cassa integrazione gli investimenti negli Stati Uniti e noi qua non abbiamo preso nessun impegno, quindi noi paghiamo due volte, paghiamo con la cassa e paghiamo il trasferimento di un'azienda in un altro paese. Altro che politica industriale, non facciamo neanche la politica con le industrie che ci sono. Aeraudo, una risposta sì, sincera su questo, perché il tema è posto seriamente. Quante volte è successo che dopo 4-5 anni di cassa integrazione il ciclo poi di ripresa dell'economia abbia riportato quei lavoratori, per esempio sono stati grossi eh, processi di, di questo tipo nella Fiat anche in altri anni, li ha riportati a riconquistare il loro posto di lavoro? Chi l'ha chiesto? Non avete sentito? Chi ha chiesto? Avete sentito? Hai chiesto a noi? Sì, lo chiedevo proprio guarda, a lei. Guardi, è successo. È successo più volte che i lavoratori abbiano fatto periodi di cassa, anche molto brevi, e siano rientrati. Guardi, che in questo momento abbiamo delle contraddizioni pazzesche. Alla ex carrozzeria Bertone, qua vicino, Maserati, ci sono ancora 150 lavoratori fuori in cassa integrazioni e la Maserati ha chiesto 13 sabati di straordinario. Potrebbe far rientrare quei lavoratori, per esempio. Eh? Ma le contraddizioni. Quindi, Spesso i lavoratori sono rientrati. Va detto che prima c'era una pensione che era raggiungibile. Aver allungato l'età pensionabile oggi determina il fatto che molti lavoratori che sono in cassa integrazione non hanno neanche la possibilità di raggiungere la pensione e restano prigionieri della crisi. Le aziende stanno usando la cassa non per riorganizzarsi, ma per andare via lentamente dal paese in questo momento. Bene, fra l'altro mi pare di aver visto lì fra i volti uno di quelli che conosciamo e che abbiamo raccontato proprio questa vicenda della ex bertone mia, eh, eh, cioè, credo si chiami Zulianello se non sbaglio, ed è proprio il caso di questa eh, carrozzeria d'eccellenza e l'abbiamo raccontata in tante puntate fa di Tetris che... Eh, no, di Inonda, di una carrozzeria d'eccellenza che è stata congelata. Lavorava per la BMW, lavorava per Perché? tanti marchi diversi. Perché? Poi è stata comprata dalla Fiat ed è entrata in questo limbo. Ora state lavorando là? Eh, no, eh, in realtà, allora, no. Questi eh, centinaio circa, adesso non abbiamo i numeri giusti, che siamo ancora fuori. In realtà, lì. Lavorano circa 1.300 persone, quindi 1.000 ex Bertone che sono rientrati lavorano su due turni. Come diceva appunto Giorgio prima... Quindi lì la cassa ha funzionato? Siete stati quattro anni in cassa integrazione? È servita, guai. Eh, eh, lì è servita, è, è servita. Mia. Se non ci fosse stata la cassa noi avremmo chiuso. E eh, questo no, mi interessava no, come, è come, paradosso. Come, paradosso. come paradosso. Cioè quattro anni, giusto? Sì, anche qualcosa di più, però è servita appunto a mantenere un polo produttivo adesso di alta gamma. E in questo territorio che se no a man mano di, si desertificherebbe guai la cassa cioè, beh, poi finiamola con questa discussione la cassa ce la stiamo pagando noi con i nostri l'avete già detto però tre laboratori. volte questo tre volte eh, allora vabbè, però ma, posso chiedere eh, Gianello penserei... sulla base di questa esperienza che è giusta e utile ma non per periodi come otto anni eh, cioè cinque quattro perché poi ma guardate che la, la prima vittima della cassa integrazione è il lavoratore, e quindi più è corta, meglio è, perché tu rientri, prendi il tuo stipendio e il tuo posto, oltretutto, tolti i soldi. Anche la tua dignità di persona, il tuo vivere nella, nella comunità, la, la, non avere pensieri. Eh, che se stai da solo poi hai situazioni brutte, cioè vai fuori anche di testa. Eh. Il bello di, del sindacato, dell'esperienza che abbiamo qua a Torino, ma parlando con altri compagni e colleghi, è che ti tiene unito tutti insieme senza lasciare nessuno dietro, se no sarebbe un disastro. Ogni singola persona sbatterebbe la testa al muro da sole. Bene, Maria Stella Gemini cerca di andare avanti. Maria Stella Gemini, sentivo che stava parlando. Di che cosa parlate lì a Milano di nascosto da noi? No. In realtà... Parghentese eh, o, o corti colloqui? No, stavo eh, commentando le parole di Airaudo che certamente servono per strappare l'applauso dei lavoratori lì presenti, ma non credo che servano a risolvere i loro problemi, perché quelle parole le trovo viziate dalla solita posizione ideologica. Eh, che vede una contrapposizione tra i datori di lavoro e i lavoratori. In realtà, credo che gli uni e gli altri stiano tutti in mezzo alla stessa crisi, alla stessa situazione di difficoltà. E quando si ricordano, giustamente, le responsabilità delle, della politica e di altri settori. Forse Airaudo dovrebbe anche non dimenticare le responsabilità di un certo sindacato che non sempre è stato motore di sviluppo e ha agevolato le riforme. Io credo che. Eh, non si può eh, cioè, prescindere da un dategli fatto. dategli l'audio, Raul. No, ma ha parlato fino adesso. Magari termino il ragionamento brevissimamente e poi lo no, riascoltiamo. Parlare, il tema no? è lo che se non ci sono te. in Italia e se non si creano in Italia le condizioni per fare impresa e per rimanere qui, eh, sì, lavoro sì. non ce ne sarà nemmeno in ah, futuro. Esatto, e quindi io credo che. Eh, Sia sì, abbastanza sciocco lei perché, eh, come dire... perché la Fiat non sta mantenendo gli investimenti in Italia. Guardi, la Fiat perché da un la Fiat lato non sta facendo dovere... gli investimenti promessi. No, le rispondo. le rispondo. Da un lato la Fiat e Marchionne debbono mantenere gli impegni presi con i diversi governi perché di impegni quando? ne hanno presi. Dall'altro però, quando? Ma sia quando c'era il governo Così. Berlusconi sia durante il governo Monti, c'è stato un impegno Appunto, di Fiat quando? a mantenere alcuni investimenti in Italia. Però, vede, se non c'è un'applicazione dell'articolo 8 Uniti? del contratto territoriale, eh, se non ci sono bravo, le condizioni detto, per rendere successo. competitive le imprese e per eh, fare qui impresa senza essere potere. strozzati dalle tasse, dalla burocrazia, dal credito che non c'è, non si possono obbligare le imprese a rimanere in Italia. Quindi è chiaro che da parte non del, ne del ne governo pensi, ci deve essere e c'è un impegno un a pretendere tasse, il rispetto degli impegni, ma allo stesso tempo serve uno scatto di reni per rendere questa Italia competitiva ed è chiaro che oggi non abbiamo una giustizia che agevoli parlo della giustizia civile che agevoli e renda certi gli investimenti non abbiamo una burocrazia che aiuta. Quindi, in realtà, sono molti i campi nei quali dobbiamo intervenire. Ma, non, ma cosa c'entra è... l'accordo con la Fiat? Marchionne ma un ha avuto governo da... fa un accordo, un paese fa un accordo con la Fiat, come ha fatto l'amministrazione Obama con la Fiat e la Chrysler. 260 pagine di intesa con date, scadenze, investimenti, impegni occupazionali. Qua si è detto alla Fiat: fate quello che volete e loro non hanno vero, fatto quello non che è... gli conveniva. Questo non è assolutamente non è vero e non mi pare che il sindaco. Prese... Dà... Il sindacato sia mai stato assente dai, dal tavolo di negoziato Lei Fiat e governo. governo. Quindi, cioè... Quando voi eravate al governo ed è iniziata la crisi, cosa avete fatto? Avete un Noi accordo abbiamo... scritto? No! avete lasciato la i lavoratori nella cassa integrazione questo avete fatto guardi questa, è, questa demagogia non ci aiuta a fare un passo come avanti come demagogia? Sono ripeto Marchione ah, si assume ah, la responsabilità di mantenere spizzate, o ne. di non mantenere gli impegni nei confronti del governo del governo italiano perché i tavoli ci sono stati e gli accordi sono stati no, siglati sono imprese, quindi io non entro non nel merito della scritto, responsabilità che, che, sì, che ma Marchione ha scritto. di garantire ciò sono che parole. ha promesso perché le parole, no, non sono solo parole gli impegni presi devono scritto, essere mantenuti. Vuole, Allo stesso tempo Vorrei lei non difende i lavoratori con una posizione no. demagogica Guardi, e totalmente priva di concretezza perché il contratto aziendale per esempio è un fatto che deve essere mantenuto. Sugli fia. investimenti gli accordi sono stati accordo. presi e lei lo sa benissimo. Abbiamo capito le due posizioni che guadagnare per poter mantenere gli accordi, non è con questa è contrapposizione ideologica. È, ora. Eh, ora, lei è, è, chiaro, è chiaro, qual è la Gemmini fa riferimento al patto per l'Italia, Airaudo dice che quel patto per l'Italia c'è ma non, non è stato codificato in norme scritte e quindi in parte è stato disatteso. Maglie. No, io una cosa ho capito, che dalla prossima volta che veniamo qui in onda, ognuno di noi deve. A... Meno, meno me che faccio la giornalista, ma il politico se deve portare appresso qualcuno però non viene più da solo Telese perché è... Eh, ma vale, lei eh, eh, non non ha vale. bisogno Io di non ho bisogno, però non, non va. Vale. cioè desta. che ne so sia, no, la Gelmini, sia, la che, che, sia la Gelmini che Emiliano si presentano con 7-8 persone sostene, sostenenti la causa, perché così è, gioca troppo in casa il nostro, il nostro amico di Sell, gioca troppo in casa, giustamente, là ci sono animi... Scatenati e noi facciamo sempre vedere le cose. L'altra volta Emiliano stava davanti alla bridge. L'altra cosa interessante che secondo, me, che secondo me si dovrebbe dire. Tra i tanti disastri di, di questo governo delle larghe intese, di questa decisione di fare un governo delle larghe intese e di questa voce che circola per il Paese, per cui per carità non si deve toccare, perché se no Napolitano non fa le elezioni, comunque non le si dà le elezioni, anche. si dimette. Ah. Ha accettato come se poi sperite tutte le possibilità, un presidente in carica totale, si come dimette, in carica napolitano, sì. prima di dimettersi dovrebbe indire le elezioni a meno a norma di. Insomma, comunque. Al di là, tutto questo discorso che circola per l'Italia, per cui. Eh, un governo che pure, come dire, più che del fare e dei passettini, è solo nel politica di corrette, e perfetto, non stia facendo niente, è la scomparsa della dialettica democratica, quella normale delle istituzioni. Questa sera qui c'è una eh, competente esponente politica del PDL che sta, mh, faticosamente ma brillantemente, difendendo il, il premio del PD. E della Dall'altra parte, ed è la Germania. È, è un paradosso che ha segnato Emiliano. Dall'altra parte c'è. Cioè, ma è un sic ma Emiliano, siccome Emiliano non fa il giocatore di palacaneso nella vita, fa il sindaco eletto il sindaco del PD. Se non sbaglio. Eh, ma no? Via Dio, noi abbiamo sempre chiesto no, la libertà ma io intellettuale. Ma non ce l'ho con Emiliano, sto dicendo cioè, qual vuoi, è la tu... situazione in cui ci troviamo: ah, la ecco, situazione sì. di totale paradosso e di scomparsa delle regole. Della dialettica c'è l'opposizione, c'è il governo. I partiti che stanno all'opposizione non stanno al governo. I partiti che stanno all'opposizione fanno l'opposizione. I partiti che stanno al governo sono solidali col governo fino alla nausea. Se vengono in televisione devono dire quanto è bello quello che sta facendo il governo. Tutto questo è scomparso e spesso i talk Dottoressa show, Maglie. anche più brillanti, anche eh, questo precedentemente, persino, onda con, più persino in onda che tu ora conduci da solo, prima in coppia, ma sempre più avanti, ne risentono. E, e è un dialogo tra pazzi, rendetevi conto. Questa è ah, una mettiamo... buona provocazione. Emiliano, chiamato in causa, e poi sentiamo subito sì. Guttgel no, sulla sua sono lealtà politica. Sono perfettamente no. d'accordo con la dottoressa Maglie. Ricorderei la Bibbia, la torre di Babele, che è una metafora <ride> ma interessante. Ma lei. lei? Cioè, no, quando, quando una serie di uh, umani perdono completamente il senso di sé nella vana idea di costruire la torre più alta del mondo che arrivi fino al cielo, a Dio, e che ovviamente si perdono, si perdono nella incapacità di avere pragmatismo, eh, impegno quotidiano, senso logico delle cose. Il governo delle larghe intese è una cosa che non funzionerà mai per principio, perché serve solo... Ripeto, una specie di grande time out. Io ho giocato a basket, dottoressa Maglie, ah, il caso vuole. Ecco, è, è un grande time out nel quale tutti i politici professionisti, non so come altro chiamarli, stanno cercando di svernare, di far passare la nottata sulla pelle di un paese, comuni, fabbriche, imprese che stanno sputando sangue e ogni volta che li sentiamo parlare sembra che loro non capiscano il dramma nel quale ciascuno di noi è immerso totalmente. Questa cosa sta facendo saltare i nervi al Paese nonostante gli sforzi da parte dei sindaci, del sindacato, dei partiti. Una delle ragioni per le quali io non vedo l'ora che il PD faccia il congresso, non vedo l'ora che si candidi Renzi, non vedo l'ora che Renzi finalmente rilanci un'azione di governo da parte del PD e si vada alle elezioni è perché questa torre di Babele deve crollare perché si riordini finalmente una normale dialettica politica. Stiamo semplicemente perdendo tempo e lo sanno... Tutti. tutti, però modo, Emiliano, lei non può dolore. essere d'accordo con il paradosso della maglia e non cada nella rete no, di una aggiungo, perfida giornaliera perché cercato... la maglia sta dicendo la, la posizione è sbagliata è la sua e lei va no, bene, no, la lei di dovrebbe tutti sostenere il governo. Io sto dicendo sì, che è sbagliata, e forzata nel, nel la posizione Emiliano di tutti. dovrebbe sì, sostenere il Sto governo. dicendo che è forzata la posizione di tutti e aggiungo, visto che, eh, visto che mi si tratta della provocatrice, io che dovrei dire semplicemente quello che penso, aggiungo che se poi. L'alternativa che aspettate al congresso Sindaco Emiliano è Renzi, al quale, per il quale io ho, ho una La certa simpatia. E poi e si, si risolve poi in un progetto riformista bleriano, chiamiamolo così, che mi parla in buona parte di evasione fiscale anziché parlarmi di sgravi fiscali, di deducibilità dalle tasse, di come rimettere un po' di denaro in giro in questo paese, tagliando dalle eh? tasse tutte le spese, allora io penso che questo congresso, quando lo celebrerete, eh, vi riserverà probabilmente delle, delle delusioni. Gutkeld. Delusioni, delusioni. Eh, sì, ma io penso che in questa... E intanto chiariamo la sua posizione a Babele. Lei sostiene la Gelmini elogiata dalla Maglie... Eh, nel suo ruolo di pilastro del governo dell'Argentina o no? Allora, in questa discussione caotica... Guardi come sorride sta... a Gelmini, guardi abbiamo fatto un po' di... Che lei sta a conducendo... a Guardi Teresa, in questa condu... eh, discussione caotica che lei sta conducendo molto bene, eh, noi ci stiamo dimenticando degli italiani, dei problemi del lavoro e il problema del lavoro sì, noi bene. riusciremo a risolvere solo mettendo più soldi in tasca ai lavoratori, soprattutto quelli delle fasce medio-basse. Questo dovrebbe essere la nostra stella polare. Questo si fa nel lungo termine con una riduzione della spesa. A breve si fa dismettendo quello che si riesce a dismettere, eh, ENI, Enel, case popolari e agendo su evasione fiscale. E su pensione alte. Queste sono cose che si possono fare, si possono trovare delle risorse importanti. Parliamo qua di 12 miliardi da trovare subito, quindi una misura shock, non un cambiamento di, di poco conto. Questo è fondamentale per creare giustizia sociale e creare sviluppo l'altra cosa che noi invece dobbiamo fare non c'è adesso tempo di parlarne è invece provvedere alla competitività del paese noi stiamo perdendo colpi rispetto alla Germania perché abbiamo un tasso di inflazione più alto rispetto alla Germania che si riversa sul costo del lavoro questo tasso di inflazione più alto è un risultato dell'inflazione dei servizi sì, negli ultimi dieci anni l'inflazione con la Germania è stata dieci punti più alta in Italia questo è il risultato di inflazione dei servizi, cioè trasporti locali, autostrade, assicurazione auto, che crescono da noi al doppio del ritmo che è in Germania. Noi dobbiamo agire su questo. Bene, su la, questo. la fermo perché voglio sentire l'ultima parola prima dell'intervento, che immagino sarà ancora più drammatico, di Vergassola. Eh, la Napoleone scalpitava mentre lei diceva. Queste All cose. Allora, dunque, io non vedo come facciamo a mettere dei soldi nelle tasche dei lavoratori se riduciamo la, la spesa e basta, senza fare nient'altro. Allora, noi i soldi ai lavoratori li, li diamo solamente se facciamo ripartire l'economia e quindi dobbiamo avere una politica industriale, torno a ripetere, ma anche una politica agricola, dobbiamo decidere quali sono i settori, quindi non basta tagliare. Bisogna anche fare un programma che sia un programma di politica economica e di politica industriale. Per quanto, riguarda paese... scusi, finire. No. per quanto riguarda l'inflazione, noi ci troviamo in una situazione di deflazione. Quindi io non mi preoccuperei così tanto dell'inflazione quanto invece della deflazione. Noi siamo a meno 2,5% di crescita. Sono 15 anni che questo paese non cresce. La Germania invece, lei mi insegna, è cresciuta. In più, mi faccia dire una cosa importantissima. Perché la Germania si trova oggi in una situazione migliore della nostra, quando dieci anni fa la Germania si trovava in una situazione peggiore della nostra? Perché c'è stata un'alleanza strategica tra lavoratori, sindacato, università, università politici... Che hanno creato insieme la cosiddetta formula una, economica battuta... tedesca. Noi questo non lo abbiamo fatto girl, perché non abbiamo avuto una classe politica che fosse in grado di creare questa alleanza. E questa è una colpa, secondo me, che voi politici purtroppo non volete ammettere. Non volete ammettere. Il momento in cui l'ammettete potremo cambiare. Volete? Goodgirl allora. risposta sì, molto rapidamente. Eh, gli italiani eh, pagano per assicurazione auto 22 miliardi all'anno, eh, sono 5 volte e mezzo l'IVU prima casa. Eh, I francesi e i tedeschi ne pagano la metà. Fantastico! Sono d'accordo, mi ha È un genio quest'uomo eh, eh, Diciamo la verità, eh, ho pagato il premio assicurativo è un disastro. Perché e questo... aumenta sempre, sempre. E si può agire, e il punto è che ah, noi Stato... possiamo fare le cose per. Noi possiamo far cose relativamente semplici per ridurre questo gap. Ed è una priorità, perché facendo questo non pesiamo sul bilancio pubblico e riusciamo a mettere di fatto più potere acquisto alle famiglie e meno pressione sul costo del lavoro per le imprese. Quindi è una priorità: queste sono le due priorità: mettere soldi in tasca alle famiglie che riescono a consumare, consumando si crea lavoro. Il lavoro non si crea per decreto, si crea se le persone consumano Noi chiarissimo, da... Dario se hai subito una battuta feroce che con la maglia così mi venditi, ah. eh, io sono ma contento intanto volevo salutare, salutiamo la maglia ma ho anche delle domande fatte apposta per tutto il mondo, ci siamo, per la maglia intanto le volevo chiedere, intanto la saluto, buonasera eh, scandalo Ior arrestato un monsignore se il denaro per la chiesa è ancora lo sterco del diavolo, possiamo augurare alla procura che indaga tanta merda? sì, certamente, tanta merda Vedi, un'altra cosa che ti voglio chiedere è tipo, non so, se n'è andata al gruppo misto un'altra grillina, che lei sappia, quelle del Senato sono mica poltrone iniettabili? <ride> le poltrone del Senato sono iettabili. delle poltrone molto scomode ormai. Però le inchiodate ufficialmente. Sì. Un'altra cosa che le chiedo, 32 testimoni della difesa saranno indagati per falsa testimonianza. Quando è che tocca a quei 314 deputati che hanno finto di credere che Ruby fosse egiziana? Beh, ma anche io credo, credo che, che lei abbia detto che era egiziana, eh. Anzi, io la storia di Mubarak credo fino in fondo sono Eccolo convinta che sia verissima, di Maria che, Purtroppo Beh, mi non sono potuta andare a dirlo in tribunale, quindi mi tocca non essere accusata e di falsa di Niente, niente falsa allora, io un... Ho, fi ho, fi ho finito no, le domande. un break, Dario. C'è Cairo che vuole la pubblicità. Quindi Andiamo ci fermiamo Andiamo. un attimo. Anche dal Cairo: il nostro Cairo, quello è il tuo. <ride> eh, ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi eh, scegli tu chi colpire il primo fra Gelmini, Emiliano e Guttkel. Ah, fra poco. Sono contento che Goodgeld sia a Milano perché qua le due rini dello studio, eh, fra l'altro. si sono coalizzate contro lui. Ma Maria Ma solo in no. una battuta. Che volevi dirgli che eravate, urlavate? Volevo dirgli che secondo me eh, a, a Renzi va consigliato un programma di, di, di grande liberalità e liberalismo in cui naturalmente bisogna pagare le tasse e naturalmente bisogna... Cioè vuoi fare da consigliere a consigliere, le... consigliere di Renzi. No, No, io non voglio fare da consigliere a nessuno, io faccio giornalista. Però bisogna parlare di eh, sburocratizzare, di, di semplificare... Certo. Eh, incoraggiare. Certo. Perché, nessuno, perché gli stranieri non vogliono venire in Italia? Mm. Hanno paura di venire in Italia. Perché non posso aprire una piccola impresa in un, in un giorno e, e pagare niente per aprirla e, e avere crediti, da, e avere crediti dalle banche? Sport. Perché non posso dedurre no. tutte le spese dalle tasse? Questo incoraggerebbe. No. Prim ah, fai quell'esempio. Il primo anno che ho pagato le tasse negli Stati Uniti, quando no. vivevo negli Stati Uniti, il commercialista mi ha chiamato e mi ha detto: Si vada a comprare dei vestiti da Bloomingdale. Io ho detto mi sta prendendo in giro. No, perché avevo l'idea italiana. Lui mi ha risposto: no, perché così deduciamo questi mille dollari e scende ancora. Di livello, di livello quello da. che lei paga. Perché? Perché tu così sei costretto a spendere da noi, non circola più un centesimo, i negozi sono vuoti, piangono, desolatamente vuoti, accise su accise ogni giorno. Ferma il decreto lavoro per i giovani di Coroneletta è vi avevamo fatto questa domanda, avete risposto così uno inutile, io sono sconvolto 70%. che si sposta settantaquattro sono scema, solo te. i più eh, giovani, o oh, forse no. la maggior parte quelli che sono su Twitter, però è eh, utile, ma poco coraggioso 25% 3, un aiuto senti, concreto 3,6%. Luca, poi mi, mi zitto, lo sì. giuro. Il, eh, ministro del lavoro, il ministro del Lavoro non ha ritenuto in queste giornate di convocare i rappresentanti delle agenzie per il lavoro private, le, le famigerate agenzie, le quali hanno un know-how, una conoscenza di territorio, di formazione, di apprendistato. No, ha continuato la demonizzazione Decisa dalla Fornero Per cui si parla solo di lavoro Bene. a tempo indeterminato lo Non funziona Google, così Lo sta sentendo Gugliel Che probabilmente sarà il futuro super ministro Vergastola Tre battute telegrafiche ne ha, Neanche l'ultima puntata sono riuscito a fare Né le domande E neanche ma le su, notizie Ma eh, su Non tutti. <ride> Ringrazio tutti Gelmini Ringrazio tutti Domanda alla Gelmini Gelmini so, i, tu, molti tu, chiedono tu, tu. I, Gelmini, molti chiedono a Berlusconi Di fare un passo indietro È vero che stavolta lui è d'accordo Ed è per questo che tornerà Alla vecchia Forza Italia? No, non è d'accordo e credo che non siano in molti a, credere, a, a chiedergli di fare un passo indietro, posto che quando scende in campo in genere vince le elezioni o quasi. Quindi credo che i suoi detrattori si dovranno rassegnare al fatto volta, che Forza Italia volta. è una grande intuizione Senta, e credo che sia un passo nella giusta direzione per tornare a vincere. È incredibile che risponda anche. Senta, Gelmini, ci faccia una previsione sì. politica. Eh. Eh, possiamo essere ottimisti per il futuro del nostro paese o c'è il rischio che lei faccia di nuovo la ministra? <ride> che cattivo. <ride> no, potete stare tranquilli, stare tranquilli. E Se posso, Senza. rispetto, rispetto sì, 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 all'accusa che mi è stata mossa di difendere il governo Letta Bene. Voglio dire che eh, in realtà non ho alcuna difficoltà a difendere un governo laddove questo governo ha nelle sue prime mosse messo in atto alcuni dei nostri provvedimenti, non completamente, ma voglio dire sì, che per se per oggi se è stata accorti. sospesa eh, l'aumento dell'IVA, è stata sospesa la ratta dell'Imu, se si è cominciato a ragionare anche della impignorabilità Bene, della popolazione di un'altra parte della mia parte della mia parte si soldi, si parte della mia parte della mia parte la o, o il nostro vergasso, visto che domani parleremo di sala. È, è una bella lotta. Bella lotta sì, domanda però, però per e ringrazio. Ah, eh, a Iraudo, il ministro Giovannini prevede una ripresa per la seconda parte del 2013, ma se un lavoratore non arriva neanche alla fine del mese, come minchia fa arrivare alla fine dell'anno? <ride> Bisogna dirlo a Giovannini. Senta, un attimo. Veloce, indebitati come siamo, stiamo pensando di comprare nuovi aerei da guerra. Si può dire che nonostante siano ad atterraggio verticale, gli F-35 non stanno né in cielo né in terra? Sì, in cielo, in terra. Beh, sarebbe meglio non stessero in Italia. Benissimo, ci siamo. Uh, eh, una cosa Emiliano, solo una cosa Emiliano perché lo lasciamo perdere sui soliti discorsi che facciamo noi. però eh, Emiliano, secondo Orfini, giovane turco del PD, Berlusconi non è ineleggibile. Lei crede che un tipo così non possa sedere in Parlamento? Mi, mi riferisco a Orfini, però. Orfini è in Parlamento, quindi bisogna rassegnarsi. Senta, un suo parere da magistrato, e io chiudo e saluto tutti. Arrestato un alto prelato, <ride> quando è che arresteranno anche il basso pelato? No, Dai, è volgarissimo. No, no, no. Allora, allora faccio questa. Sindaco, non ha l'impressione che si sia parlato troppo delle cozze che lei ha preso a Bari e troppo poco del granchio che tutto il PD ha preso a Siena? No, io devo essere grato però alle cozze, perché senza di queste ovviamente non, non avrei lui, avuto nessuno. tutta la pubblicità che ho avuto. <ride> È una Quindi... cosa e peraltro non... l'associazione. L'Associazione dei Miticultori di Taranto mi ha proposto degli ha spot televisivi in tutta Italia. Ma non è vero. Allora, Loretta Napoleoni, che non l'ho mai intervistata, la saluto. E lei è considerata una giornalista vicino al Movimento 5 Stelle. Come lo spiega questo simoro? Vicino al Movimento 5 Stelle perché loro prendono molte delle mie idee, però... No, era stato il giornalista che era vicino. Però senta, lei ha scritto che nei paesi emergenti come Tunisia, Turchia e Brasile aumenta la protesta sociale, il contrario che nell'Italia è recessiva. Ci chiarisce il sì, paradosso secondo ragione. cui meno girano i soldi e meno girano le balle? Perché in questi paesi c'è una classe media che. Ha un, la possibilità di muoversi verso una situazione economica migliore, quindi può fare il salto e arrivare nell'elite. Noi invece possiamo solamente fare stessi. il salto e scendere più in, in basso. Re. Senta, siccome dico sempre. L'ultima, no, l'ultima contro basta, basta. Se... L ultima, l ultima no. tutti. L'altro giorno Letta è andato a parlare di economia a Bruxelles. Allora possiamo credere all'asino che vola? <ride> Anche a... <ride> anche al maiale che vola ah, va, va bene io sono rimasto lì ricordatevi gli appuntamenti domani puntata sulla Satia che chiude formalmente questo ciclo dei weekend dopo domani per la prima volta in televisione Adele Gambaro deputata espulsa dal Movimento 5 Stelle non ha mai parlato prima di oggi Dopo di questo programma, non dovete staccarvi perché si ricorda una persona importante che è scomparsa purtroppo, Margherita che era anche nel nostro piccolo, una nostra amica, capace di grandi e grandissime battaglie di libertà intellettuale. La ricorderemo con una bellissima puntata di Lilli Gruber immediatamente, non staccatevi dalla sette. Buonasera, saluti a tutti quanti, saluti a Milano.